Sì, questi due. No. Cosa, come preferisce? No, va bene qui. Ah. Tanto aspettiamo un secondo, che tanto mancano 3 minuti. Per scorrerle. Ce le dà lui e. Aspetta, che recuperiamo. C'è una. Ah, lo punto in quella direzione? Va? Tasto grosso. Okay. Perfetto. Indietro, se così, okay. Perfetto. E questo, mi sentite? Sì. Sì. Perfetto. Allora, se potete accomodarvi per cortesia, che iniziamo. Mi dà lei là quando ci sono. Francesco, possiamo partire con la. Francesco, è già partita la diretta? Ok, allora, buongiorno a tutti, benvenuti, sono Marco Cerutti di Confartigianato Piemonte Orientale. Benvenuti a questo evento finale, siamo al Sacromonte di Orta San Giulio e siamo al termine di questo progetto di cooperazione Italia-Svizzera Interreg Maintenance. Ringrazio chi è presente, ringrazio le persone collegate da casa e siccome dobbiamo stare nei tempi, avendo una scaletta estremamente complessa e ricca di interventi, passerei subito la parola al segretariato congiunto dell'autorità di gestione, la dottoressa Elena Recchia, che porta i saluti dell'autorità e ci dà anche qualche novità rispetto al futuro programma. Prego, certo. Dottoressa. Buongiorno a tutti. Come anticipato il dottor Cerutti, io sono Elena Recchia e lavoro presso il segretariato congiunto, che è la struttura tecnica che dà supporto all'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Svizzera, che è il programma nell'ambito del quale il progetto Maintenance è stato finanziato. Quest'oggi vi porto i saluti della dottoressa Monica Muci, che è l'autorità di gestione, che è collocata presso Regione Lombardia e che non è potuta intervenire quest'oggi. Allora, molti di voi conosceranno già il nostro programma. Il programma Interreg Italia-Svizzera è uno dei programmi di cooperazione territoriale europea cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. E come potete vedere dalla mappa che vi ho riportato, coinvolge in Italia 4 amministrazioni regionali e in Svizzera 3 cantoni. In Italia ci sono la Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e in Svizzera il Cantone Vallese, il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni. Per il periodo di programmazione 14-20, che si chiuderà alla fine di quest'anno, la dotazione ammontava a circa 115 milioni di euro di FESR, contributo nazionale, e 21 milioni e mezzo di franchi di dotazione svizzera, di contributi cantonali e federali. A gennaio 2023 il programma ha allocato il 100% delle risorse FESR nazionale, finanziando progetti su diverse tematiche, diverse priorità di intervento. I progetti selezionati l'abbiamo fatto tramite 2 avvisi a graduatoria e un quarto avviso invece a sportello, il terzo avviso focalizzato su interventi, a finanziare interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 e il quarto avviso invece era dedicato alle azioni di capitalizzazione e valorizzazione dei risultati degli interventi dei progetti già finanziati sui primi 3 avvisi, ed è questo il caso del progetto Maintenance, quarto avviso, che oggi si chiude i suoi lavori. In questa slide potete vedere la concentrazione tematica dei 147 progetti che abbiamo finanziato a gennaio 2023. Questo computo comprende i progetti di capitalizzazione, quindi maintenance è conteggiato 2 volte. Come potete vedere, la maggior parte dei progetti che abbiamo finanziato interessa l'asse 2, l'asse dedicato al patrimonio naturale e culturale, con 46 progetti finanziati. Segue l'asse 1, dedicato alla competitività delle imprese, con 40 progetti.
L'asse 4 dedicato ai servizi per l'integrazione delle comunità, quindi servizi sociali, servizi sociosanitari. L'asse 5, l'asse della governance transfrontaliera, che ha finanziato interventi per rafforzare la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni italiane e svizzere, e l'asse 3 dedicato alla mobilità sostenibile. Con l'asse 2 il programma intendeva appunto valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'area transfrontaliera. E tra gli obiettivi specifici in cui si è inquadrato il progetto maintenance c'era quello dedicato a favorire la maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni nell'area transfrontaliera. E quindi tra i risultati che ci attendevamo finanziando progetti sull'obiettivo specifico 2.2 c'era appunto quello di accrescere l'attrattività di queste aree promuovendo un uso sostenibile delle risorse ambientali e culturali e valorizzandole in maniera integrata tra la Svizzera e l'Italia. Pertanto, tra le iniziative che abbiamo finanziato, e qui si inquadra maintenance, era quello di sviluppare iniziative per la conoscenza, la conservazione e la gestione e valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale e culturale, sia materiale che immateriale. E in questo senso il progetto maintenance si inquadra perfettamente tra i risultati e le azioni che intendevamo finanziare. I progetti finanziati sull'asse 2 sono 46, 31 sul primo avviso che ha di fatto saturato le risorse e poi sono state messe a disposizione delle altre risorse su cui abbiamo finanziato 15 progettualità che appunto non sono progettualità nuove ma sono azioni collegate ai progetti già finanziati sul primo avviso. Abbiamo allocato 48 milioni di euro e lato svizzero 3 milioni e 200 mila franchi. Non riesco a andare avanti. A lei. Ah, eccoci. Il contributo di maintenance ai risultati del programma Interreg è stato importante, infatti uno dei progetti che ha chiuso le proprie attività nei tempi e ha già presentato la reportistica e quindi presenteremo già i risultati nella prossima relazione che stiamo per inviare alla Commissione europea e ha contribuito ai risultati dell'indicatore IO03 relativo al numero di strategie e piani di azione per la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale attraverso i risultati concreti che ha realizzato, cioè il piano strategico per la protezione e valorizzazione del patrimonio dell'identità culturale dei Sacri Monti, il piano di conservazione, le raccomandazioni di cui si parlerà nel corso di quest'oggi e anche l'indicatore focalizzato sul numero di prodotti e servizi condivisi per la conservazione del patrimonio culturale attraverso l'organizzazione dei percorsi formativi congiunti tra l'Italia e la Svizzera dedicati ai professionisti del settore. Sulle attività di quarto avviso che abbiamo finanziato ci sono ulteriori attività di formazione e divulgazione che ho visto hanno coinvolto anche gli istituti scolastici, una formazione dedicata alla piattaforma maintenance che è un altro prodotto molto interessante che effettivamente avete realizzato e le pratiche di gestione dei patrimoni arborei. Quindi il contributo di maintenance per il nostro programma, per i risultati del programma è stato molto importante e vi porto quindi i complimenti dell'autorità di gestione per il lavoro svolto. Questi sono i nostri contatti a cui potete scriverci per avere maggiori informazioni perché il programma Italia-Svizzera prosegue anche per il periodo 21-27. Il nuovo programma è stato approvato dalla Commissione lo scorso dicembre e per l'autunno partiremo con i nuovi avvisi. Il programma è cambiato, ci sono dei nuovi obiettivi specifici, delle nuove priorità di intervento, ma il tema della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, anche e soprattutto in chiave turistica, rimane come importante e abbiamo dedicato una parte importante delle risorse approvate sul programma dalla Commissione. Per cui vi invito a visitare il sito del nuovo programma che è già online e in cui trovate dettagli e maggiori informazioni. E vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie dottoressa. Grazie al segretario Cogiuto di essere qui con noi quest'oggi, di aver portato i saluti per questa giornata e soprattutto le anticipazioni rispetto alla nuova programmazione.
Per i saluti istituzionali chiamerei innanzitutto il capofila del nostro progetto di cooperazione Italia-Svizzera, capofila italiano, l'Università del Piemonte Orientale, oggi rappresentata dalla dottoressa Elisa Vescovi. Prego, Elisa. Buongiorno. Signore e signori, gentili relatrici e relatori, carissimi colleghi e carissime colleghe, in rappresentanza del capofila del progetto Interreg Italia-Svizzera, l'Università del Piemonte Orientale, porto i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento che ha partecipato al progetto, il professor Massimo Cavino, e il responsabile scientifico del progetto, il professor Andrea Ballancini. Questa è oggi una giornata di chiusura di 4 anni di intenso lavoro sui piani di manutenzione programmata. È una giornata di chiusura, ma non di fine dei lavori. Infatti, insieme a tutto il gruppo di lavoro del progetto, che ha coinvolto enti ed istituzioni estremamente prestigiosi del panorama sia italiano che svizzero, l'ente di gestione dei Sacri Monti, il Politecnico di Torino, il Centro di Restauro e Conservazione La Venaria Reale, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sul fronte italiano, sul fronte svizzero il capofila, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, l'Ufficio della Logistica del Cantone Ticino e l'Ufficio dei Beni Culturali del Cantone Ticino. Ci auguriamo, attraverso questi 4 anni di ricerca, di lasciare in eredità all'autorità di gestione del programma di cooperazione trasfrontaliero, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, alle amministrazioni pubbliche e a tutti quegli enti pubblici e privati che si occupano di conservazione e manutenzione del patrimonio artistico e paesaggistico, di lasciare degli strumenti che rendano questo processo di conservazione più efficace, più efficiente, ma soprattutto più sostenibile. Auguro a tutti una buona giornata e vi ringrazio per l'attenzione. Siamo quindi sul palco per i saluti il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angelieri. Prego, Giorgio. Per me non è un piacere, è un amore questo che abbiamo fatto qua, quello che avete fatto voi, perché da tempo il Sacro Monte, e quello di Orta in particolare, aveva bisogno di un'attenzione maggiore. Io mi ricordo quando ero vicepresidente negli anni 80 del Sacro Monte e abbiamo fatto il recupero degli alberi di Carpini che dalla salita del Sacro Monte arriva fino alla Cappella Terza, e a quell'epoca si era deciso di fare la dendrochirurgia per salvare gli alberi e non tagliarli e metterli nuovi. Che se voi andate a vedere, vedete questi alberi scavati, curati, in modo che ancora sono, dall'epoca sono ancora qua. Per cui il lavoro fatto di manutenzione e la cura del territorio credo che sia un messaggio che va portato avanti, e ringrazio per questo, perché noi siamo i primi a testimoni dell'importanza di curare il nostro territorio, bellezze che noi abbiamo ricevuto in dono e che dobbiamo darle alle nuove generazioni. E quindi con grande orgoglio siamo riusciti anche a sistemare il ristorante del Sacro Monte, che oggi per la prima volta riapre dopo quasi 15 anni che era chiuso. Quindi questo è già il segno della volontà di mantenere questi luoghi sempre più vivi e accoglienti. Abbiamo fatto l'illuminazione pubblica. Stasera inauguriamo insieme al dottor Sgarbi l'illuminazione delle cappelle 1 e 2 interna. Considerate che la cappella 1 era una cappella che era nata col finanziamento degli Ortesi, che all'epoca, quindi parliamo di 400 anni fa, lavoravano all'estero, per cui avevano già impegnato del loro capitale per valorizzare un luogo a cui loro ci tenevano. E questo, quindi, questo tenere per questo posto è il messaggio che credo che tutti noi, con questo, anche in questa collaborazione Svizzera-Italia, ci insegna che insieme, cooperando, si ottengono dei risultati e dei finanziamenti per migliorare il nostro territorio. Per cui io ringrazio tutti voi per questo. Stiamo lavorando non soltanto qui al Sacro Monte, ma stiamo lavorando anche per la cura del lago.
Noi abbiamo fatto un progetto di manutenzione e di cura del nostro lago insieme a Ecomuseo e a tutti i comuni della zona, dove la finalità, quindi il contratto di lago, è proprio quello di mantenere sempre unita la comunità intera per curare i nostri luoghi, che sono visitati, considerate che a Orta, che sono 1150 abitanti, mi passano più di 500.000 di visitatori all'anno. Abbiamo circa 140.000 presenze, che in provincia di Novara siamo il secondo comune dopo Dormelletto e prima di Novara, Arone, tutti quanti. Per cui la cura del territorio e la delicatezza del territorio impegnano sempre di più, e devo dire, e quest'anno sono proprio contento, che abbiamo una bellissima collaborazione con l'ente della riserva e col presidente Francesca, perché abbiamo trovato la giusta sintonia insieme a Rotary per fare progetti che non saranno legati solo a un anno, ma che sarà una continuazione. Ed è quello che maintenance vuol dire, mantenere il luogo, quindi continuamente lavorare per preservarlo, ma migliorarlo, andare oltre. E anche questa tensa struttura che mi piace da matti, credo che ci dia la possibilità di avere convegni così. Domani sera qui avremmo dovuto avere Antonella Ruggero, che non può venire perché è malata, ha meno voce di me, ma faremo un conto con i ragazzi, musica, per raccogliere fondi per l'Emilia Romagna. Quindi siete tutti invitati ad essere presenti. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie Giorgio. È stata citata Francesca Giordano, presidente dell'ente gestione Sacrimonti. Tutto il progetto Interreg è ruotato sostanzialmente sui Sacrimonti piemontesi, quindi lascio la parola a lei. Di benvenuto a tutti. Allora, benvenuti a tutti. Io faccio i miei ringraziamenti, come Elisa ha già preannunciato, a tutti i partner del progetto, quindi al Canton Ticino, alla SUPSI, che è la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, al Politecnico di Torino, che è qua presente con Marco Zermirati, al Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale, al Lupo, alla Regione Piemonte, e fatemi fare un ringraziamento speciale alla Confartigianato e a Marco Cerutti in particolare, che ha seguito tutte le fasi di questo progetto durato 4 anni senza mai insomma mollare la spugna, tenendo insieme unita anche una squadra molto composita e con prestigiosi attori continuo a ringraziare. Ringrazio anche Elena De Filippis, il direttore, che ha voluto questo tipo di progetto, che ha ispirato per la manutenzione ordinaria dei beni culturali strutturali, e ringrazio il personale dell'ente che ci ha aiutato fin qui a svolgere tutte le attività rivolte a un nuovo modo di valorizzare il Sacromonte attraverso innovazione e anche la rivalutazione delle tecniche artigianali costruttive portate avanti da una manodopera specializzata che appunto la Confartigianato qua rappresenta. Allora, nei Sacrimonti sono stato un campo di indagine molto variegato, difficile, con una casistica molto ampia, che però ha permesso di mettere a punto questo piano di manutenzione ordinaria sui casi più particolari. Cioè, come sappiamo, noi siamo costituiti da, cioè, oltre alle varie cose, i percorsi devozionali e la componente vegetale che costituisce anche ogni sito del sito seriale, appunto, che UNESCO dei Sacrimonti, anche da 160 cappelle, che non sono pochissime, che sono degli edifici molto piccoli, quindi proprio per le ridotte dimensioni, proprio per la fragilità costruttiva e per gli antichi materiali di cui sono costituiti, hanno bisogno di una manutenzione ordinaria portata avanti da esperti, da manodopera specializzata, restauratori, architetti, ingegneri e quanto altro. Quindi un campo di indagine vastissimo che ha permesso di mettere a punto questo piano di manutenzione, che ci permette di prevenire i danni sulle strutture e quindi sui beni e le opere di grande pregio, di alto pregio artistico, che custodiscono all'interno, che sono costituite da migliaia di affreschi, migliaia di statue ed elementi in terracotta, quindi
fragili già di loro, che sono lì da più secoli. Si parla a Varallo almeno 5 secoli, quindi una difficile opera di intervento che ci chiama costantemente a impegnarci. Questo metodo ci può aiutare a prevenire i danni e mantenere e dare un piano di intervento prioritario sulle indagini e le ispezioni da compiere sulle varie cappelle e quindi prevenire magari interventi di carattere d'urgenza. Io so che a questi tavoli di discussione di oggi emergeranno nuove proposte, nuovi quesiti, e io ringrazio tutti i relatori ed esperti che si sono prestati e che daranno il loro contributo, e speriamo di trovare anche la sostenibilità a questi piani così ambiziosi, perché il problema che i nostri enti oggi hanno, così come gli enti a cui verrà proposto questo tipo di strumento, hanno difficoltà a portare avanti e a rendere sostenibili questi piani di intervento. Quindi speriamo che emergano nuove proposte e vediamo come andranno i lavori. Alle fasi conclusive tireremo le somme e auguro a tutti buon lavoro. E vi ringrazio e ringrazio soprattutto il Rotary di Orta e il nostro sindaco Giorgio di averci dato la possibilità di fare questo evento conclusivo proprio qui nel cuore del Sacro Monte di Orto, in questa struttura che ci hanno gentilmente fornito. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie, Francesca. Grazie mille. Chiamo quindi sul palco il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, per i saluti. Innanzitutto benvenuti nel portare il mio saluto e quello di tutta la rimbombo. Ah, scusate. Di tutta la Confartigianato Imprese Piemonte Orientale a questa importante assise. Voglio richiamare qui proprio l'importanza di questo percorso che è stato fatto. Il progetto Interreg Maintenance ha contribuito in maniera determinante non solo a consolidare la cultura del restauro, ma l'ho fatto anche aggregando i migliori professionisti del settore che sono stati coinvolti da un versante all'altro proprio delle Alpi, e individuando proprio in questo contesto come il mantenimento e il recupero del nostro patrimonio artistico, nello specifico un patrimonio di fede vera e popolare come quella dei Sacri Monti, significa conservare per noi e rendere viva la nostra memoria, la nostra identità e la nostra cultura. E non solo, lo ha fatto generando e robustendo il concetto di manutenzione programmata, cioè la capacità di cura dei beni culturali mano a mano, senza arrivare al rischio, quel rischio estremo dell'incolumità e del bene e della sua sopravvivenza. Questo è un approccio per noi ragionevole, capace di mettere in sicurezza questo nostro patrimonio culturale, preservandolo, manutenendolo periodicamente. Non solo, il progetto Maintenance ha anche mostrato come il complesso percorso del restauro poggi su una pluralità, come ricordava Francesca, di professionalità, che vanno dal restauratore in senso proprio, ma ad altre figure che con il restauratore devono collaborare. E il tema del tecnico del restauro con competenze settoriali, figura prevista originariamente dalla riforma del codice del restauro, deve avere oggi e nel futuro un giusto riconoscimento. Quest'ultima annotazione mi offre lo spunto proprio per ricordare quello che è stato il grande lavoro svolto da Confartigianato in tema di riconoscimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore. Sono trascorsi ormai più di 10 anni da quelle grandi battaglie che sono state fatte come riferimento del settore, in un momento che definire turbolento è dir poco, fatto di grandi incertezze e disorientamento proprio da parte delle difficoltà di tanti artigiani per capire come porsi su questi riconoscimenti. Grazie quindi a chi ha lavorato per rendere l'appuntamento di oggi un'occasione importante. Complimenti ai partner del programma Interreg, un saluto a tutti voi, alle autorità, agli ospiti e ai restauratori presenti qui. Buon lavoro. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di fare una piccola presentazione, no, di che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni. Lascio il tuo...
Chiedo di salire sul palco con me a Grazia Signori, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, di essere qui con noi quest'oggi, che ci aiuterà come moderatrice poi nelle tavole che seguiranno. Grazia Signori, persona conosciuta da Confartigianato ormai da anni, abbiamo avuto modo di conoscerci quando attraverso il sistema delle Camere di Commercio a Verona era la direttrice, no, della videomarmoteca e del laboratorio di prove sui materiali. Io in quel periodo seguivo nel Verbano Cusiosso del centro servizi Lapidio e lì ci siamo conosciuti e poi ha maturato una grande esperienza in ambito UNI, tant'è che oggi ha anche questo ruolo di coordinatrice sostanzialmente, no, del gruppo di lavoro per quanto riguarda pavimenti e rivestimenti lapidei. Inoltre da qualche anno hai iniziato questa nuova avventura all'interno di MAPEI, dove ti occupi nello specifico dei sistemi per la pavimentazione architettonica in pietra per la riqualificazione dei centri storici. Però prima di lasciare la parola a Grazia, volevo far passare alcune slide solo per ricordare innanzitutto che esiste un sito che è maintenance.eu, dove abbiamo cercato di mettere a disposizione tutto il materiale di questi anni di lavoro e che rimarrà fruibile. Quindi, tra altre cose, durante la pandemia ci siamo interrogati su che cosa fare. Andiamo avanti col progetto, ci fermiamo. In realtà è stato un momento in cui abbiamo deciso di lavorare tantissimo con i webinar, tantissimo con le registrazioni. Ringrazio soprattutto gli operatori audio e video che ci hanno supportato e sopportato per fare questo lavoro, perché ricordo con il professor Zerbinati e con tutte le persone che hanno lavorato anche il tempo passato poi a sistemare i video per poi renderli fruibili, no, in remoto. Quindi piattaforma Maintenance, trovate questi blocchi, no, i cantieri sperimentali, le figure professionali strategiche, la formazione degli operatori, la certificazione delle competenze, che tra le cose ha visto coinvolto anche Grazia Signori, il piano di conservazione e manutenzione programmata, la gestione del verde, i kit digitali e schede tecniche didattiche per le scuole, la valorizzazione turistica sostenibile. Questi sono i macro argomenti. Io non mi soffermerò sui due principali, le figure strategiche barra filiere del mondo della conservazione e del restauro, e i piani di conservazione e di manutenzione programmata, perché saranno oggetto proprio di due tavole rotonde della mattinata. Cercherò invece di scorrere velocemente quelli che sono gli altri macro argomenti. Innanzitutto, chiedo se puoi andare avanti la seconda slide, volevo ringraziare Elena De Filippis quando ormai 6 anni fa è venuta in Confartigianato e ci ha lanciato questa sfida dicendo ci piacerebbe attuare un programma di cooperazione. E io, da ignorante della materia, no, ho imparato qualcosina in questi anni, però veramente poco, e quindi cerco di andare in punta di piedi su questi argomenti. Gli chiesi: ma cosa c'entriamo noi con i piani di manutenzione, cosa c'entriamo noi con i sacrimonti, no? E lei con molta pazienza mi spiegò che i sacrimonti in realtà sono una palestra molto interessante, perché nei secoli artigiani, tecniche costruttive hanno trovato proprio in questi luoghi la loro massima espressione, quindi sono un po' come una biblioteca, cioè conservano quelle che sono state nei secoli le migliori tecniche. E quindi, se dobbiamo andare a mettere mano al patrimonio diffuso, è importante conoscere, è importante sapere come intervenire, che cosa bisogna fare. E da lì, insomma, mi ha aperto gli occhi e devo dirvi che, guardando poi anche tutta quello che sta venendo avanti con il PNR, l'attenzione al recupero dei borghi, no, alla tradizione, devo dire che è stata estremamente lungimirante, perché oggi il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che aiuta il territorio, aiuta tutti noi, non solo le imprese, perché lavorando sulle scuole abbiamo voluto lavorare sui giovani e sui cittadini, cercando di aumentare la sensibilità, aumentare la consapevolezza del luogo dove si vive, per acquisire quell'identità territoriale che deve essere valorizzata. Allora, i prodotti dei cantieri sperimentali hanno riguardato, ognuno di questi è un fascicolo che è scaricabile dal sito, quindi in questa sezione entrando trovate proprio dei PDF che sono scaricabili, che sono proprio le relazioni volte a questi titoli. No, quindi diagnostica e restauro, metodologicamente corretto e innovativo, di parti dell'apparato decorativo di una cappella con gravi problematiche di umidità di salita e sali idroscopici. Quindi poi c'è una seconda cantiere che ci ha portato a questa schedatura, manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, esemplari sui tetti. Ricordo Elena quando venendo da noi ci aveva evidenziato questa criticità del tetto e della necessità
di andare a costruire delle schede di diagnosi del tetto e farle diventare sostanzialmente, come dire, delle buone pratiche per poter poi andare a definire le priorità di intervento nel piano di manutenzione. E questa attività era un'attività che necessita di formazione, perché una figura non esiste con questa competenza. No, quindi poi, entrando nel merito del progetto, si è anche capito come in realtà all'interno del piano di manutenzione ci sono anche nuove competenze che devono essere formate, o nuovi ruoli che possono avere i restauratori o altre figure a supporto, no, del mondo del restauro. Poi schedatura dello stato di conservazione all'interno delle cappelle, legato con individuazione di urgenze e priorità, perché il piano ha anche innanzitutto questo obiettivo, capire le risorse, dove andarle a collocare, con che temporalità e con quale priorità. Danni dovuti all'umanità, indagini, studi di sperimentazione, messa in atto di soluzioni. E poi l'ultimo, che è stato questo studio diagnostico di approfondimento di un caso esemplare che riguarda il colonnato della Via Crucis a Giffa. Dal quale si sono forniti degli elementi utili per poi arrivare a un progetto di restauro che dovrà essere fatto. Se andiamo sulla seconda slide, per quanto riguarda invece la formazione online, questo è quello che è avvenuto, ahimè, nel periodo del Covid. Questa formazione non è stata possibile renderla fruibile in presenza, abbiamo dovuto fare tutto online. Sono 10 moduli per un totale di 72 ore di formazione, quindi è anche abbastanza pesante, però è tutta fruibile attraverso il sito, quindi tutti questi moduli si possono consultare nelle scuole, soprattutto noi, l'intervento che l'abbiamo fatto sul territorio nelle province di Vercelli, Novara e Verbania, ha coinvolto le scuole che hanno attivo il percorso di costruzione ambiente territorio, il vecchio corso per i geometri, quindi ci siamo focalizzati più sulla tecnica costruttiva, in modo particolare su tetti in pioda, muri a secchi e quant'altro. E molto, a me ha colpito tantissimo la parte legata ai tetti in pioda, dove sostanzialmente siamo riusciti, anche col coinvolgimento degli external expert, di artigiani oggi in pensione, a creare un dibattito sulla tecnica valsesiana, che quindi troviamo, no, al Sacromonte di Verallo, rispetto alla tecnica lossolana che troviamo al Sacromonte di Domodossola. E devo dire che anche solo raccogliere queste testimonianze, poterle avere, no, in un filmato, per noi è stato comunque un motivo veramente importante e di grande risultato. Andiamo sulla slide successiva, i prodotti della gestione del verde. Ecco, anche qui ho scoperto un mondo e devo dire grazie a Antonio Schieri, perché è stata la persona che ci ha guidato in questi anni, e purtroppo nella prima fase del programma non siamo riusciti a fare il convegno, però con la possibilità che ci ha dato l'autorità di gestione e il segretario congiunto di fare questa seconda fase, questo quarto avviso legato proprio alla disseminazione, quindi a far conoscere i risultati, abbiamo organizzato questo convegno all'Università del Piemonte Orientale, che è stata una giornata, tra le cose, molto partecipata, soprattutto dagli avvocati, grazie alla presenza del magistrato, quindi si è entrato molto nel tecnico, no, di queste tematiche, sulle responsabilità. In questa giornata è stato possibile appunto entrare nel dettaglio, oltre a scaricare dal sito quindi le procedure per la gestione del rischio da caduta alberi nelle aree verdi estensive, c'è la possibilità di seguire l'intero convegno, no, di quel giorno. Ecco, abbiamo cercato anche questo materiale di informare le scuole di agraria del nostro territorio, perché è tutto materiale che può essere preso e può essere inserito, no, nei piani, nei percorsi didattici o come momento di approfondimento. Poi, come sempre, come associazione noi siamo disponibili per andare, lo facciamo ormai da quando lavoro in Confartigianato, siamo sempre andate nelle scuole, no, a fare degli interventi di orientamento, e penso che anche con l'aiuto dell'ente gestione Sacrimonti, qualora ci fosse la necessità, c'è possibilità di andare a portare parte di questi contributo, no, verso i giovani. Andiamo alla slide successiva. Ecco, i prodotti del progetto Maintenance per le scuole, come si diceva prima, abbiamo avuto l'opportunità, no, di dare un comodato d'uso gratuito, poi in realtà è materiale che rimane a disposizione delle scuole per inserire proprio nel percorso didattico un modulo sull'utilizzo dei kit digitali. Perché siamo arrivati ai kit digitali per le scuole? Perché il piano di manutenzione parte proprio dall'utilizzo delle nuove tecnologie, no? Attraverso laser scanner, droni e quant'altro si crea, qui avete una piccola immagine di quello che è
il gemello digitale, come mi ha insegnato il Politecnico, no? Del nostro Sacromonte, poi spacchettando ogni singolo cappella, entrando anche nel contenuto di ogni singola statua, di ogni singolo dipinto, c'è la possibilità di attaccarci delle informazioni con questo applicativo che è stato sviluppato dal Politecnico e che ricordiamo essere scaricabile sul sito, no? È una versione dimostrativa, una versione che abbiamo insegnato anche nelle scuole, perché può essere questa metodologia, una metodologia che può essere adottata sia per costruire il piano di manutenzione ma anche per raccontare, no, i luoghi. E quindi ci sono diverse possibilità, è un metodo che può avere moltissimi impieghi ed è stato importante per noi, no, portarlo nelle scuole e lasciarlo come materiale, no, di utilizzo. I kit digitali sono dei kit molto semplici, perché si utilizza la tecnologia che ormai si ha in tasca, l'iPad, il telefono, no, la macchina fotografica 3D, per iniziare a fare dei piccoli rilievi speditivi, che è molto importante non solo per queste finalità, ma affinché i giovani poi portino anche queste tecnologie, no, nel mondo del lavoro quando verranno assunti dalle imprese. Sempre per le scuole abbiamo un manuale che è scaricabile in PDF dal sito, ma è stato anche stampato ed è stato dato proprio in dotazione alle biblioteche e ai percorsi didattici delle scuole, qualche copia per i professionisti che si sono iscritti, che hanno il credito, se non hanno ritirato è possibile poi ritirarlo in segreteria. C'è stata la formazione per gli insegnanti sull'utilizzo dei kit digitali, siamo stati col Politecnico nelle scuole a incontrare i ragazzi, a fare della formazione diretta a scuola e resa fruibile online, perché di fatto avevamo 7 scuole coinvolte sulle 3 province, quindi non si poteva essere presenti in contemporanea in tutte le scuole. Dal progetto è nata anche una cosa che non era prevista, no? E di questo devo ringraziare il Politecnico di Torino, in modo particolare il professor Zerbinatti, che è Sintesi Lab. Sintesi Lab è un laboratorio sperimentale integrato, un centro di competenze, no, che collega ricercatori, professionisti, associazioni. Ad oggi c'è Confartigianato, perché è nato con questo progetto, siamo al momento l'unica associazione di categoria che vi partecipa, ma l'obiettivo è quello di fare rete, di fare sistema e insieme poter aiutare pubblica amministrazione, scuole per progetti di ricerca o di approfondimento o di disseminazione, per esempio, dei risultati del nostro progetto. Slide successiva, non ricordo se è l'ultima, ecco, no, non è l'ultima perché c'è anche la sezione legata alla valorizzazione turistica. Qui l'Università del Piemonte Orientale ha coordinato in modo particolare questo studio, ci sono 2 documenti scaricabili, però penso che già oggi nelle parole del sindaco, quando diceva dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sistema, c'è una comunità, no, che deve sentirsi partecipe nella vita e nella gestione del Sacromonte, ecco, penso che le parole del sindaco abbiano riassunto esattamente quello che era l'invito, no, della professoressa Gallico, che ha seguito sostanzialmente questa attività, perché se andate a scorgere questo documento invita sostanzialmente il territorio a riappropriarsi in qualche modo, no, del Sacromonte, e ognuno per i propri territori di competenza, e riuscire a capire che il Sacromonte è un qualcosa di tutti e va vissuto e va soprattutto, bisogna collaborare affinché, no, chi è preposto, l'ente gestione, l'amministrazione comunale, però non possono essere abbandonati, perché di cose da fare ce ne sono tantissime, no, e quindi c'è bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Bene, io spero di essere riuscito a trasferire in maniera sintetica ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni. Vi invito comunque veramente a visitare il nostro sito e nel lasciare la parola a chi ci aiuterà a coordinare le tavole rotonde, chiamo i partecipanti alla prima tavola rotonda e chiedo di cambiare la slide, quella successiva, e chiedo di salire sul palco a Elena De Filippis, direttrice regionale dei Musei del Piemonte del Ministero dei Beni Culturali, ma che in precedenza era la direttrice dell'ente gestione Sacrimonti, quindi con cui è partito questo progetto, Marco Zerbinatti del Politecnico di Torino, Paolo Gasparoli del Politecnico di Milano e vicepresidente di Confartigianato Restauro, Greta Acuto, restauratrice dell'ente gestione Sacrimonti, e Giulia Russo della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. Prego, lascia a te. Lascio prendere posto a voi, quindi vi metto dove vi mettete. No, non mettetemi in mezzo. No. Uso questo.
Eccoci, buongiorno a tutti anche da me. Ringrazio Marco Cerutti per avermi coinvolto in questa giornata meravigliosa e parto un po' dalla slide che lui ci ha lasciato congedandosi per mettere in evidenza come stiamo parlando di tantissimi aspetti tecnici, ma d'intesa con quello che diceva il sindaco e poi il nostro patrimonio è anche l'emozione dello spazio costruito. Spazio costruito che in un posto come questo ha un equilibrio e un'armonia con la natura, che veramente è la definizione, secondo me, per antonomasia del paesaggio inteso come mix tra natura e cultura. E siccome il sindaco mi ha rubato le parole di bocca perché ha fatto un discorso bellissimo, credo che le intelligenze collettive siano sia la cosa che in questo momento storico ci serve. Mi sentite? Sì? Poco. Le intelligenze collettive sono un punto chiave, secondo me, di questo momento storico. Quindi il sindaco ha parlato di intelligenze collettive gestionali e politiche sul territorio. Qui abbiamo una bellissima tavola rotonda fatta di intelligenze collettive di gestione e anche tecniche di approccio ai temi tecnici di oggi, per cui inizierei lasciando la parola alla dottoressa De Filippis. Noi ci siamo conosciute quando lei aveva un altro ruolo, perché lei dirigeva l'ente patrimonio Sacri Monti, ora invece è direttore regionale dei musei del Piemonte, ha un'esperienza vastissima, penso che i Sacri Monti siano stati una palestra incredibile per lei, e quindi mi piaceva introdurla chiedendole quali sono i punti chiave della sua esperienza in merito di gestione e conservazione di questo patrimonio. Buongiorno a voi. Io sono, appunto, come vi è stato detto, appunto sono partita nella mia esperienza dalla gestione dei Sacri Monti, anzi proprio da questo posto qua, dal Sacro Monte di Orta, e quello che ho capito, appunto, che in posti con pochi fondi e oltretutto in una realtà in cui il patrimonio si affaccia sull'esterno con un continuo scambio di ambientale, insomma, microclimatico con l'esterno, occorre innanzitutto tenere sotto controllo quello che si ha in mano. Quindi il tema fondamentale è quello, appunto, di costruire un piano di intervento e poi di garantire la manutenzione. E quindi abbiamo costruito a partire dall'87 allora ad Orta gradualmente e poi l'esperienza di Varallo, dove mi sono spostata nel 96, è stata fondamentale. Insomma, il tema è come fare a inquadrare tutto, a non perdere di vista i dettagli, ma a curare l'insieme e poi a far procedere la qualità mano a mano la qualità del bene. Quindi abbiamo impostato questi piani che prevedevano innanzitutto un'analisi speditiva, insomma, cioè qual è lo stato di conservazione, analisi speditiva fatta con tecnici, con restauratori, con architetti, con artigiani specializzati, qual è lo stato di conservazione del bene, quali sono i problemi. Ci sono alcuni problemi che hanno un rapporto causa-effetto abbastanza chiaramente leggibile e individuabile, quindi dove si può mettere a punto anche una soluzione senza grosse difficoltà. Ci sono alcuni temi invece sui quali occorre un approfondimento di indagine, ci sono alcuni temi che hanno un ambito limitato e pronti interventi, per così dire, e poi c'è tutto il tema della gestione della manutenzione ordinaria. Nel percorrere questo lavoro, che poi si è articolato anche in atti amministrativi, perché la pubblica amministrazione ha, insomma, un grosso lavoro per far accompagnare alle scelte di gestione quelle amministrative e operative, nell'indagare soprattutto sui temi più critici, ci siamo trovati a ragionare sulla storia e a capire che prima di noi qualcun altro aveva, come dire, impostato dei piani di conservazione programmata nel tempo. Nel senso che ci siamo accorti, appunto, anche e soprattutto sul territorio dove c'erano situazioni più critiche, abbiamo scoperto, per esempio, qua e là delle strane intercapedini, delle cose che oggi abbiamo capito essere delle intercapedini, delle strutture perimetrali areate che servivano evidentemente proprio per lasciare areare la parte bassa delle murature. Insomma, analizzando quello che vedevamo sul territorio e i dati della storia, le visite pastorali, ci siamo accorti che in pratica il vescovo è stato il primo promotore dei piani di conservazione programmati, i vescovi di metà 600, che facevano i loro giri speditivi, nel senso che andavano in giro in occasione delle visite pastorali a fare le loro verifiche con delle competenze tecniche molto maggiori dell'uomo comune di oggi e quindi che andavano indicando quello che c'era da fare. Quindi il vescovo indicava, per esempio, c'è il vetro rotto, riparate il vetro rotto, che è la cosa più veloce e fondamentale,
oppure una serie di indicazioni tecniche molto sofisticate e che denotavano appunto delle conoscenze ben diverse da quelle nostre, su per esempio quando c'è il terreno esterno alla cappella che è più alto del piano di campagna interno, quindi la terra sovrasta il pavimento interno e dunque quando l'acqua ristagna si imbibisce e trasmette umidità all'interno, alle pareti che sono affrescate, bisogna la prescrizione a tappeto è abbassate, rimuovete la terra e fate in modo che il piano di campagna sia fuori terra, insomma. Oppure altri espedienti che noi oggi non possiamo più usare, costruire delle contromurature, oppure una sapienza particolarissima che abbiamo trovato nel costruire gli intonaci, una tecnica che al Sacromonte di Varallo si affina e dura per secoli, degli intonaci molto più resistenti nelle pareti a nord, che erano praticamente degli intonaci quasi impermeabili, dove la goccia d'acqua, essendo alla fine il trattamento poi di superficie, ma non è solo questo il tema, molto molto a grana finissima, l'acqua, la goccia non entra, la goccia scorre su, sono cose che oggi non siamo più in grado di fare, ma che stiamo capendo come si facevano, insomma. Quindi il vescovo girava, prescriveva, dava indicazioni preventive su come migliorare con questi espedienti che vi dicevo, aveva a guidarlo, c'era una logica economica, si stava costruendo un complesso, un bene religioso e si voleva che procedesse nel migliore dei modi e che quello, senza spese e sprechi, e che quello che si era costruito restasse in vita lungamente nel tempo, nel migliore dei modi. Il vescovo prescriveva a tappeto, ci sono delle indicazioni di metà 600 del vescovo Tornielli sulla necessità della verifica periodica della manutenzione dei tetti in piode, che vale per Varallo e per Orta, in sostanza è un modello. La gestione economica guidava anche il rapporto di grande buonsenso, anche il rapporto fra le piante e le cappelle. Quando il vescovo girava e vedeva una pianta troppo vicina a un edificio che magari poggiava i rami sul tetto, prescriveva senza nessun dubbio di abbattere la pianta. C'era anche, oltre a questi casi limite, una gestione economica del verde che noi oggi, per noi oggi non è più attuale. Da quello che leggiamo negli allegati delle visite pastorali, cioè c'è l'indicazione di chiedere al vescovo l'autorizzazione quando si devono fare i tagli, perché gli alberi presenti sono produttivi, cioè hanno uno scopo economico, quindi quando giungono a maturazione vanno tagliati. Il che vuol dire, immagino io che non sono un naturalista, ma me lo dirà il mio collega Schieri, che non ci fossero quindi piante che andavano a misure enormi, cioè una volta andate a maturazione probabilmente si tagliavano per motivi economici. E quindi quell'imbalsamare delle piante vicine alle cappelle, che diventano oggi motivo di tutela quasi come le cappelle, allora non c'era, insomma. Dunque è una gestione economica di grande buonsenso. C'era un altro aspetto un po' più che ci fa un po' sorridere, cioè il vescovo arrivava, prescriveva queste cose, non sappiamo quante ne venissero rispettate, una parte sì, si accorgeva anche che il luogo era un luogo che era lasciato che mancava, difettava fortemente di decoro, cioè ci segnala il vescovo sterci di sorci, cioè sterchi di topi, insomma, oppure il permanere delle foglie, delle piante ornamentali, dei fiori, di quello che veniva portato a Natale alla Cappella di Betlemme, che lui trovava a settembre, ancora lì secco, insomma, e diceva portate via sta roba, insomma. Noi abbiamo definito il nostro approccio su questo tipo, su questo modello, credo che allora i tempi degli interventi e della ciclicità della manutenzione fossero dei tempi abbastanza automatici, che erano nella testa di tutti, che venivano quasi automatici, insomma. Nel costruire il nostro piano di lavoro, forse lasciamolo perdere. Nel costruire il nostro piano di lavoro noi oggi abbiamo fatto i conti con l'andamento delle stagioni, con tanti fattori, soprattutto parlo delle manutenzioni ordinarie, nel senso che ci siamo accorti che l'evento climatico, il fattore clima è fondamentale, quindi il primo giro dei tetti lo si fa di solito quando è passata l'ultima neve, in modo da controllare che i corsi siano tutti a posto, così come l'ultimo quando tutte le ultime foglie sono cadute, in modo che i canali siano tutti puliti. Naturalmente la manutenzione dei tetti,
quando si va sui tetti a fine autunno si soffia col soffiatore, una delle operazioni è quella, insomma, si sgombrano i canali e anche la superficie del manto, naturalmente la pulizia dei tetti deve precedere la pulizia degli interni, cioè il restauratore che va a fare monitoraggio, controllo e anche, ahimè, banalmente pulizia degli interni delle cappelle, deve andarci dopo che il lavoro di soffiare le foglie è stato completato, altrimenti se le ritrova dentro. E allora bisogna anche mettersi d'accordo con chi cura il giardino, perché la raccolta, l'operazione di soffiaggio delle foglie periodica che si fa, sia ultimata o non vada a nuocere appunto sull'interno sul lavoro di manutenzione degli interni. Ci siamo accorti nel nostro lavoro che questa ciclicità che ci avvicina ai temi del vescovo, ho dimenticato di dire sui vescovi che come noi anche il vescovo nel suo piano di conservazione programmata aveva dei punti interrogativi, dove non era capace lui di indicare le soluzioni, e lo era molto più di noi, diceva chiamate degli esperti. Anche noi quando facciamo i piani di conservazione programmata ci sono dei punti interrogativi su cui occorrerà approfondire la diagnostica. Alcuni temi, un tema principe su quale abbiamo approfondito la diagnostica, di cui vedevamo gli effetti, cioè riscontravamo le manifestazioni negative sulla conservazione del bene nei giri annuali dei restauratori, uno di questi temi era per esempio nella piazza centrale del Sacromonte di Varallo, dove ci sono quell'edificio che ospita le cappelle dell'ultima cena, soprattutto dell'ultima cena e dell'orazione nell'orto, ci accorgevamo che d'estate, soprattutto nelle estati molto asciutte, l'intonaco dello zoccolo si gonfiava e c'erano dei piccoli crateri di esplosione dell'intonaco in estati molto asciutte. E questo è un problema che ci ha fatto pensare e ripensare per tanto tempo, poi ci siamo resi conto nell'approfondire le analisi che in realtà l'edificio, lo sapevamo, aveva avuto una trasformazione d'uso con la destinazione dell'ultimo piano a stanze d'albergo e quindi dietro la parete posteriore di Casa Parella, quindi al piano terreno, correva un canale fognario in laterizio, non stagno, e quando quindi d'estate si popolavano le stanze d'albergo, evidentemente usciva qualcosa che ci bagnava regolarmente i nostri. Ce ne siamo resi conto, abbiamo posto rimedio a questo, però questo per dire che la nostra scansione dei tempi delle manutenzioni oggi deve tener conto anche del cambiamento dell'uso diverso degli spazi, cioè ci sono delle cose che noi dobbiamo imparare a capire sapendo che i tempi sono un po' cambiati dal vescovo, noi usiamo diversamente gli spazi, la nostra scansione della manutenzione oggi si fa appunto sulle stagioni che vanno a incrociare anche i tempi della devozione e del turismo, perché il primo giro, quando finisce la neve, di solito è il giro che anticipa la prima settimana la settimana del Santa, che è quella in cui riprende il turismo e che è un'occasione di devozione. L'ultimo giro di solito anticipa il Natale, quindi funziona piuttosto bene. E dobbiamo imparare a mettere dentro queste cose anche i controlli sulle nuove destinazioni d'uso, appunto, dicevo. E in tema di nuove destinazioni d'uso, per esempio, nel controllo periodico dei restauratori, credo ci debba stare molto bene anche il controllo di quelle situazioni in cui i tubi fognari corrono proprio dietro, ce ne sono diverse, anche proprio nel cuore di Sacromonte, insomma. Verificare i pozzetti e verificare la tenuta dei tubi con molta frequenza, anche se sono condotte nuove, insomma, ci sono delle condotte che corrono dietro gli affreschi di Gaudenzio molto preziosi e molto precoci anche. Nella mia esperienza, nel ruolo che ricopro oggi invece, cioè alla direzione dei musei dello Stato in Piemonte, anche qui ho avuto modo di considerare che il tema della destinazione d'uso dei luoghi impone delle accortezze e dei tempi che sono molto diversi, cioè nelle stesse operazioni ci deve far riflettere. Questo è il caso di Palazzo Carignano lo conoscete tutti, è una grandissima, una straordinaria architettura barocca che ha questo bellissimo apparato decorativo in mattoni, nella parte seicentesca, qui si vede il confine, forse si legge, il palazzo è stato la dimora dei Savoia di Carigliano, che era il ramo cadetto dei Savoia, fino a quando si è concluso il regno di Carlo Felice e il ramo cadetto è diventato il ramo principale, cioè subentrato Carlo Alberto al trono. Allora si è trasferita la famiglia a Palazzo Reale e questo è diventato l'edificio delle istituzioni del nuovo Stato costituzionale. E poi si è predisposto ad accogliere il Consiglio, cioè il Parlamento del nuovo Stato italiano.
si è predisposto raddoppiando la superficie. Prima era un ferro di cavallo che si fermava la parte rossa, più o meno all'altezza della parte rossa, e poi si è raddoppiato imitando perfettamente il modello, il motivo decorativo e la struttura seicentesca. Vedete che questa parte qui è più chiara ed è quella seicentesca, quell'altra ottocentesca invece è quella più scura, con dei colori più vivaci. E la parte ottocentesca è stata fatta con tempi molto molto rapidi, lo si diceva già allora, e quindi anche con degli aspetti tecnici un po' improvvisati, insomma. E noi ce ne stiamo rendendo conto adesso. Questo edificio nel cuore della città, proprio nel cuore della città, della zona pedonale della città, quindi frequentatissimo, di fronte all'Accademia, di fronte al Teatro Carignano, di fronte praticamente all'Egizio, con dietro alle spalle la Biblioteca Nazionale, è un edificio a densissima utenza pedonale che ci sta intorno, ma che perde dei pezzi dei palazzi decorativi, nonostante restauri molto importanti fatti nel tempo. Allora si impone una manutenzione ordinaria costante, non solo, ma anche la messa a punto, uno studio delle criticità, delle vulnerabilità, degli spazi più critici, delle ragioni, e poi appunto un avvio di manutenzione ordinaria periodica, che adesso dovremo ripensare anche perché si aggiunge un altro tema d'uso. Nel primavera 24 si comincerà a costruire la stazione centro della seconda linea del metrò, che correrà proprio dietro la facciata ottocentesca, che è la più vulnerabile. Quindi la stazione centro sarà proprio lì dietro, e questo ci imporrà naturalmente di affinare almeno i tempi della manutenzione e di capire come si interagisce con questa nuova realtà che sarà lì dentro. Un ultimo esempio, forse possiamo andare avanti. L'ultimo esempio di questo tema della manutenzione che richiede un'attenzione a usi nuovi dei luoghi, nuove strategie, nuovi compromessi anche, nuove soluzioni creative, diciamo così, è quella del Parco del Castello di Racconigi. Questo è il Castello di Racconigi, di nuovo un'architettura un edificio che è venuto in mano di Savoia sulla metà del Seicento. Guarino Guarini è stato mandato a riorganizzarlo per i Savoia di Carignano di nuovo. La fase ottocentesca è quella che ci interessa di più in questo caso, anche qui conservazione dei tetti, conservazione delle facciate, eccetera, eccetera, ma quello che mi interessa parlare del lago. Questo bellissimo piano che voi vedete è quello del giardino all'inglese, fatto costruire per volere di Carlo Alberto, a partire dal 1820 circa, fino al 1840 circa, da un architetto, da un progettista di giardini tedesco, il quale ha costruito questo parco giardino apparentemente naturaliforme, il più possibile con un aspetto naturale. In realtà si partiva da una grossa prateria, insomma, quindi è tutto costruito artificialmente, la parte che voi vedete con alberi di alto fusto, che è quella in verde, scuro, e poi soprattutto questo straordinario capolavoro dell'ingegno umano, dell'ingegneria, che è questo lago artificiale con tre isole artificiali e con un sistema diffusissimo di canali che noi non vediamo, ma che corrono, dei canali voltati che corrono sottoterra, e poi la rete dei canali invece che vedete a vista. Insomma, tutto questo impianto assolutamente artificiale, quindi ingegneristico, non naturale, serviva sia per il diletto, perché facevano le regate, facevano i matrimoni sulle isole, eccetera, ma serviva anche per delle sperimentazioni che Carlo Alberto aveva in mente di fare nelle zone delle Margarie, dove ha costruito una cascina, queste zone qui, una cascina neogotica a partire dagli anni 30, per sperimentare delle forme di allevamento e di agricoltura innovative che voleva portare, estendere come modello sul territorio, perché era un grande innovatore tecnologico in agricoltura. Ebbene, questa rete di canali serve appunto anche a questo fine. Oggi noi ci troviamo a doverli mantenere. Questo lago è un lago artificiale, dunque una grande bacinella con un fondo artificiale. Allora, questo fondo richiede, per la buona manutenzione, l'abbiamo visto anche nelle carte dei documenti dei secoli, insomma, delle storici, richiede grosso modo un prosciugamento ogni 10 anni per la verifica a tappeto del fondo. Siamo pieni di nutrie che ci bucano il fondo, e poi bisogna rimuovere il limo perché intasa i canali. Che succede? Succede che oggi questo giardino, questo parco è un SIC, cioè è stato dichiarato luogo di importanza comunitaria per la tutela delle specie e degli habitat. Allora noi non possiamo procedere a questi interventi di manutenzione così, secondo le logiche che prevede la buona conservazione del bene, perché ci sono delle rane protette e quindi non possiamo asciugare il lago in certi periodi. Cioè, dobbiamo lavorare dobbiamo ancora capire in che maniera,
per riuscire a contemperare i due aspetti. Abbiamo le cicogne, tanti nidi di cicogne sui tetti, e abbiamo rilevato come ci sono lesioni statiche su tutte le guglie, i comignoli, eccetera, su cui ci sono le cicogne, ahimè. Ma le cicogne ci riempiono quando arrivano i canali di gronda, perché lavorano per arricchire il loro nido. E non possiamo al momento salire con cestelli e neanche coi droni per controllare lo stato dei canali. Allora, questi sono tutti temi nuovi su cui dovremo riflettere per trovare delle soluzioni di manutenzione e gestione di queste due valori, diciamo così, uniti insieme, che in realtà stanno insieme con un po' di difficoltà, se devo essere sincera, di questa nuova destinazione d'uso, nuovo valore aggiunto appunto al Parco di Racconigi. Quindi è così che vi lascio, bisogna appunto, tutti i nostri approcci alla conservazione del bene devono tener conto anche dell'evoluzione che il bene ha come valori e come uso. Ho finito. Allora, molto interessanti questi spunti legati anche a quello che ci aspetta per il futuro, quindi conservazione, nuove esigenze, sostenibilità. E nelle pieghe del passato si nasconde la conoscenza del futuro, no? C'è una linea del tempo. E magari il professor Zerbina, io da geologo ho una linea del tempo lunghissima, ma sono sicura che il professor Zerbinatti ci racconterà un po' la sua. Sì, ti passo però il... Buongiorno a tutti. Se può... Ok, grazie. Quando abbiamo organizzato questa giornata, mi è stato chiesto da qualcuno, in particolare da Marco Cerutti, di mettere sul tavolo una serie di argomenti. Non credo di essere la persona più adatta a fare questo mestiere, però per cercare di mettere sul tavolo una serie di argomenti che possa legare un pochino tutti gli interventi, visto che parliamo di manutenzione, ho cercato di fare delle riflessioni, e sono delle riflessioni condivise che vi propongo. Spero di riuscire in questo esercizio, ma non ne sono sicuro. E ho cercato di cogliere quello che è un elemento che lega tutti noi attraverso la manutenzione del patrimonio o la conservazione programmata. E mi sono stilato degli appunti dove ho segnato delle parole chiave che vi vado a riproporre, perché tutte le attività che noi facciamo ci obbligano a fare i conti con una costante che è il tempo. E partendo da una riflessione sul tempo andiamo poi a prendere in esame tutte le altre parole chiave. Per noi il tempo è una grandezza fisica che misura il trascorrere e l'accadimento di eventi, di avvenimenti, ed è nella nostra natura il fatto di attribuire dei valori, delle gerarchie agli avvenimenti che ci capitano intorno. Ecco, questa parola attenzione ha un rilievo importante, perché è grazie all'attenzione che noi poniamo alle cose che facciamo che deriva un'altra attività che è importantissima per il nostro patrimonio: la cura che noi dedichiamo. Se noi abbiamo un'adeguata attenzione, ci prendiamo cura dei nostri beni. E quindi queste gerarchie ci portano a compiere delle nuove azioni, quindi ci prendiamo cura di un qualche cosa nel momento in cui diamo un'adeguata attenzione. È ovvio che la cura presuppone, ci obbliga necessariamente ad avere adeguate basi di conoscenza. Parto da una citazione, tutto partiva da una citazione su un concetto del tempo, e poi vado a presentare le parole chiave. Conoscenza che deve essere declinata secondo diversi ambiti, secondo differenti competenze, che sono conoscenza storica, conoscenza tecnologica, conoscenza derivante da dati scientifici. Basi di conoscenza che sono fondamentali, perché senza la conoscenza noi non sappiamo riconoscere le cose, non sappiamo riconoscere il valore storico, il valore
testimoniale, non sappiamo riconoscere le problematiche che possono affliggere un bene, per esempio. Ed è proprio nella cura che si ricompone questo bagaglio di conoscenze che sono le più diverse, che sono complementari, sono fatte di aspetti scientifici, umanistici, eccetera, e dentro i quali trova l'adeguata collocazione, si affermano l'importanza e la portata del sapere tecnico, dei nostri tecnici, degli artigiani, in tutte le forme. Artigiani che sono a volte sospesi tra tradizione e innovazione, e noi a volte andiamo a segnare una dicotomia che, a mio modo di vedere, è soltanto fittizia tra tradizione e innovazione, perché non c'è innovazione se non partiamo dalla tradizione, ed è implicito questo nell'etimo stesso della parola, perché deriva da tradere, tra, oltre, e dare, cioè trasmettere alle generazioni future. Quindi è proprio in questo ambito che avviene la trasmissione del sapere tecnico tra le generazioni, e subentra di nuovo il fattore tempo. È con il tempo che noi abbiamo questa trasmissione del sapere nelle diverse forme di conoscenza, ma in un quadro di contesto culturale, e ne parlavamo prima anche con Lorenzo Polonia, che dopo salirà nell'altro tavolo, della necessità di calare le conoscenze anche più dettagliate, quelle scientifiche, all'interno di un determinato contesto culturale, perché la differenza tra le diverse tecniche che sono in campo può fare la differenza. Quindi è attraverso questi ragionamenti che noi arriviamo a definire quelle che sono le caratteristiche di un manufatto che nel tempo ci viene trasmesso nelle condizioni in cui noi lo troviamo oggi. E lo troviamo in condizioni che ci permettono di leggerlo anche come documento materiale, perché da un lato abbiamo ovviamente un approccio che è sistemico, che ci porta ad analizzare, come la dottoressa De Filippis metteva in evidenza, i documenti d'archivio, le fonti storiche, bibliografiche, iconografiche, ma noi abbiamo anche una necessità, e qualcuno di noi ha anche la capacità, di leggere il documento materiale, che non è soltanto un documento su cui sono accadute delle cose in un mero senso diacronico, in senso asettico, cioè nel senso della cronaca, ma attraverso un concetto di tempo che ha lasciato dei segni che da cronaca sono diventati storia, cioè sono stati degli eventi significativi che hanno permesso che questi accadimenti da semplice cronaca diventassero significativi dal punto di vista storico, quindi storia. Qualche volta noi perdiamo questo senso e questo significato di tempo che lascia dei segni e che ci dà delle tracce significative. Qualche volta smarriamo questo senso di visione generale perché, e questo è emerso anche nel confronto tra le persone che sono qui presenti quando stavamo pensando di organizzare questo incontro, quando si è data troppa fiducia a determinati settori, al punto che determinati settori, uno per esempio magari un settore scientifico, specifico, analitico, facendo in modo che questi settori diventassero un po' autoreferenziali e perdessero di vista la visione globale, la visione generale, la visione del dialogo, perché senza il dialogo all'interno di questi contesti si rischia veramente di perdere di vista gli obiettivi generali della manutenzione e della conservazione. L'altra riflessione che viene da fare è che è importantissimo conoscere i materiali. Se noi non conosciamo i materiali, alla fine rischiamo di tradurre le nostre azioni nel tempo in qualche cosa che non hanno una portata significativa o che qualche volta possono fare anche dei danni, se mi passate il termine. Volendo citare Peter Zumthor, che è un architetto contemporaneo, diceva che per conoscere un luogo occorre conoscerne la storia, i materiali e viverlo come esperienza. Ma l'esperienza che intende lui non è
il dato esperienziale personale, ma è la somma delle esperienze che hanno connotato quel luogo attraverso il tempo, attraverso i secoli. Da questo punto di vista pensiamo che luogo magnifico di esperienza sono i Sacri Monti, che per secoli hanno segnato le generazioni che li hanno visitati e che li hanno vissuti. Quindi è importantissimo conoscere le stratificazioni. E è più facile immaginarsi in questo contesto culturale come questi luoghi stratificati e ricchi di esperienza siano diventati quello che sono attraverso l'uso dei materiali locali. E l'uso di materiali locali, o comunque di prossimità, ha sempre costituito, nel tempo, la base per andare a costruire, ad allestire questa consonanza di elementi che noi oggi abbiamo sotto gli occhi, che è una consonanza tra ambiente e materiali, tra costruzioni, quindi luoghi e opere, tra persone e opere. E questo tipo di approccio, questa prospettiva, credo ci debba suggerire almeno due riflessioni. La prima è quella che dobbiamo fare nel tempo, inteso come cronaca, qualche cosa che poi diventi significativo, che non sia destinato all'oblio, quindi lo dobbiamo documentare, lo dobbiamo registrare, e questo comporta ovviamente delle difficoltà, perché noi non possiamo registrare tutto quello che facciamo, documentare tutto, dobbiamo dare una gerarchia alle informazioni e lo dobbiamo fare con metodo, con rigore. Tutto questo, per esempio, noi abbiamo cercato di farlo con la piattaforma maintenance software che abbiamo allestito, che deve crescere, deve essere sviluppato, ma l'abbiamo fatto un po' con questo spirito. E l'altra cosa è che dobbiamo osservare ciò che facciamo con un certo distacco, una certa epoca, cioè quell'atto di sospensione dell'assenso nel tempo, cioè guardare le cose con un sano distacco a volte ci aiuta a capire se abbiamo operato bene o se abbiamo operato male. Così come capita per il restauro, ovviamente anche per la conservazione e la manutenzione, soprattutto la manutenzione, occorre avere quindi un grande senso di responsabilità nel portare avanti delle azioni, perché sono delle azioni che fanno parte di un percorso ciclico, reiterativo, di un percorso che è fatto sì di episodi, ma che devono parlarsi tra di loro in un dialogo. Occorre un cambio di paradigma per tornare a questo dialogo. Occorre soprattutto, mi permetto di dire, che occorre immaginare la manutenzione veramente come un investimento sul futuro, per il nostro patrimonio. Cioè, ricordiamoci che patrimonio vuol dire ciò che ci arriva dai padri e che ha un valore. Noi abbiamo il dovere di trasmetterlo alle generazioni future. Dobbiamo tornare ad avere questa capacità di fare sintesi con tutte queste competenze in un dialogo fattivo e quindi predisporsi nuovamente al dialogo come si faceva un tempo, e vado a chiudere, mi viene in mente come facevano le compagnie che partivano dall'Italia per andare a costruire in tutta Europa, e ognuno, come in un'orchestra, sapeva cosa doveva fare, qual era il suo pezzo, aveva il tempo giusto per entrare, per suonare la sua parte come in un'orchestra, e il tempo giusto in cui finire. Ma tutto questo forse derivava anche da una capacità di sintonia, ovviamente, ma anche una capacità di ascolto, perché ascoltavano la direzione d'orchestra, in un certo qual modo, non uso questa metafora. Forse le persone erano più inclini ad ascoltare che a parlare. Oggi c'è molto parlare, forse c'è molto vociare, mentre dovremmo riacquisire, come facevano un tempo, una maggiore predisposizione all'ascolto, dedicando appunto all'ascolto un adeguato tempo. Ho sbagliato. Grazie. Allora, ringrazio il professor Zerbinati che ci ha dato un quadro veramente interessante e molto sfaccettato di tutti i temi che abbiamo sul tavolo e nella nostra tavola rotonda oggi.
E dal Politecnico di Torino con il professor Zerbinatti passiamo al Politecnico di Milano con il professor Paolo Gasparoli, che in realtà qui forse ci porta, oltre alla sua grandissima esperienza sia universitaria sia di cantiere, anche quella del ruolo di consigliere nazionale di Confartigianato in restauro. Lascio la parola a lui. Bene, grazie. Grazie per l'invito, grazie per questa giornata. Io avevo partecipato anche a quella iniziale che era stata fatta qualche anno fa all'inizio come presentazione del progetto. Allora, ieri sera stavo tornando da Roma, ero in macchina, stavo guidando dalla stazione centrale verso casa e ci sentiamo con Marco Zerbinatti che mi dice: ah, guarda che io ho tirato fuori delle parole chiave, però non me le ha dette e le ho sentite adesso. E devo dire molto interessante. Adesso non voglio fare un discorso molto organico adesso, perché poi una presentazione nel pomeriggio dove svilupperò il tema della manutenzione preventiva e programmata in maniera un pochino più organica. Adesso mi piaceva, come dire, nella logica della tavola rotonda, reagire ad alcune osservazioni che sono arrivate. Intanto, ma mi ricollego dopo al discorso dell'autoressa De Filippi, che ho trovato straordinario perché è esattamente il tema che a me sta a cuore. Comunque, tornando invece alle parole chiave, diciamo, di Marco Zerbinatti, quando lui parlava mi sono venute immediatamente delle assonanze, no? Per esempio il tempo, grande scultore della Jürsener, no? Che sono tutte cose che hanno molto a che vedere con il nostro mestiere, no? Il tempo grande scultore è una cosa fantastica. Il tema della cura, curare che cosa? La materia, no? Poi tu poi hai fatto riferimento ai materiali, alla conoscenza, alle stratificazioni, eccetera. Ma la cura, ecco un'altra cosa che mi è venuta in mente, una frase di Massimo Cacciari, quando ancora faceva il filosofo estetico, esteta, diceva che non si può conservare se non ciò che si ha a cuore. E questo è un altro aspetto, diciamo, che io trovo una grande sollecitazione, no? La conoscenza. Io a scuola agli studenti dico, una delle prime lezioni è, dico, ognuno di noi vede quello che sa. Cioè, se tu non conosci, non sei in grado di interpretare, non sei in grado di leggere. Noi parliamo di monumenti, di edilizia storica e di manutenzione. Ma la prima operazione, lo diceva la dottoressa De Filippi, della manutenzione, la prima attività, l'attività elettiva è quella ispettiva, no? E se noi non sappiamo riconoscere, leggere i fenomeni di degrado, cioè se non conosciamo i materiali, non conosciamo quali sono le azioni degli agenti che li fanno invecchiare, perché il degrado è un fatto naturale, no? Ce lo aspettiamo, invecchiamo tutti, invecchiano anche gli edifici. Quindi se non conosciamo i materiali, non conosciamo le azioni degli agenti di degrado, non sappiamo come gli agenti di degrado interagiscono sui materiali e non sappiamo che cosa succede appunto con il tempo, non sappiamo fare l'attività ispettiva, no? L'attività ispettiva è un'attività fondamentale, eccetera. Allora, leggo gli appunti che ho preso nel frattempo della presentazione del professor Zerbinatti. Per esempio, il tema della materia, no? Ecco, una cosa prima ancora era aspetta, cos'è che era? Vabbè, comunque un'altra frase che mi è venuta in mente, insomma, era riferita quando si dice, ecco, che diceva Cesare Brandi, no? Si conserva solo la materia dell'opera d'arte. Anche questo è un fatto centrale, no? Noi non si restaura l'articità di un quadro, eccetera, ma la materia che ce lo trasferisce. E un'altra osservazione che io trovo di grandissimo interesse, ripeto spesso,
è che dal punto di vista documentale è tanto importante il dipinto quanto è la tela che lo supporta o la cornice che lo trattiene. Ecco, insomma, tante cose che diciamo l'intervento di Marco Zerbinatti mi ha sollecitato, adesso non le sto a riprendere tutte. L'ultima però, il cambio di paradigma. Ecco, è una frase che dico anch'io spesso, cioè quando parliamo di conservazione di beni culturali, soprattutto dei beni culturali edificati, non possiamo non considerare che il patrimonio, l'Italia è un paese straordinario da questo punto di vista. I dati, probabilmente per difetto, che noi abbiamo sono che in Italia ci sono almeno 500.000 edifici soggetti o soggettabili a tutela, 400 aree archeologiche, almeno 400 aree archeologiche, poi ci sono siti UNESCO che sono siti seriali, centri storici di intere città d'arte importanti, no? Quindi è un patrimonio assolutamente straordinario e enorme, che non avremo mai, per il quale non avremo mai le risorse per conservarlo tutto, no? Per cui il cambio di paradigma è bisogna cambiare punto di vista, dobbiamo prevenire il degrado e non intervenire a guasto, che vuol dire risparmiare risorse e vuol dire soprattutto conservare di più, no? Perché se io intervengo subito prima che tento di intervenire, come diceva appunto la dottoressa Fifi, facendo degli interventi semplici, per certi versi banali, che ai restauratori tante volte non interessano, il restauratore che è abituato a lavorare sui dipinti, eccetera, dice vabbè, andare a punire il cane di gronda è un'attività da muratore, insomma, no? Diciamo, sembrerebbe quasi sottostimata. Alle imprese edili, quelle imprese di strutturate, interessano poco, perché l'impresa di strutturata ha altre intenzioni, cioè il business è un altro, insomma. E allora va a finire che abbiamo bisogno di una figura intermedia, che è quella che Marco Ceruti aveva evocato, il tecnico del restauro con competenze settoriali. Abbiamo bisogno di questa figura che va costruita, perché non c'è, va costruita, ma sarà poi forse il tema della seconda tavola rotonda, ecco. Una figura che va costruita, e io continuo a dire che noi restauratori, diciamo, abbiamo bisogno di costruire un'alleanza forte con gli artigiani edili. Facciamo un bene a noi, facciamo un bene agli artigiani edili, perché andiamo a conservare e a tramandare tecniche del passato che si stanno perdendo, i cosiddetti saperi locali artigianali che si stanno perdendo, ma soprattutto facciamo un bene al patrimonio. Grazie professor Gasparoli per aver già messo sul tavolo un tema importante ed essenziale come quello delle figure professionali specializzate, che veramente credo che sia forse anche l'auspicio più nobile di tutto questo progetto. Lascio ora la parola a Greta Cuto, restauratrice ente di gestione Sacri Monti. Greta, in realtà, nonostante la giovanissima età, ha un sacco di esperienza, prima su alcuni patrimoni non necessariamente locali, e ora invece si occupa del patrimonio diffuso dei Sacri Monti. Prego, Greta. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io sono arrivata, ho preso servizio all'ente da pochissimo, da marzo. Però ho avuto modo di conoscere sia il Sacro Monte di Varallo, dove ho avuto occasione di lavorare tra l'altro insieme alla SUPSIL in passato, e ho avuto modo di conoscere e approfondire anche il progetto maintenance e di seguire tutti i moduli formativi che secondo me sono stati veramente importanti e resteranno nel tempo come anche punto di riferimento. E, tra l'altro, nell'ambito appunto del mio lavoro in SUPSI abbiamo organizzato proprio agli albori di questo progetto un convegno sul tema della manutenzione e di buoni casi, buone pratiche legate al tema della manutenzione, nonché appunto un lavoro che ho avuto modo di fare con l'ALES presso il Parco Archeologico di Pompei, proprio sempre incentrato su questo tema.
Quindi un tema ricorrente, io ho visto gli albori del progetto maintenance e arrivo adesso a vederne la conclusione. E in tutto ciò appunto ho avuto modo in questi mesi iniziali di lavoro con l'ente di apprezzare sicuramente l'approccio e il metodo adottato dall'ente, che tra l'altro anche dei miei docenti in università, di cui vedo alcuni qui presenti, è sempre stato portato come veramente un modello e un caso di conservazione programmata da prendere ad esempio. Un approccio che segue il metodo della conservazione preventiva, quindi assolutamente non si rincorrono le emergenze, ma ci si indirizza verso la conoscenza e l'individuazione delle cause del degrado. Quindi eventualmente si prosegue con una conservazione di tipo passivo, quindi ci si indirizza verso i meccanismi di attivazione e solo in seguito si arriva ad un intervento di restauro che va a stabilizzare i materiali dei nostri beni culturali. E questo appunto un percorso ideale che non sempre può essere messo in pratica, perché chiaramente i nostri siti sono molto complessi, sono già dal punto di vista delle tecniche esecutive utilizzate, della polimatericità di questi siti e poi l'enorme complessità della conservazione di siti e monumenti semiconfinati. In tutto questo, anche se oggi appunto stiamo dando particolare attenzione alla conservazione programmata, vorrei spendere due parole anche sugli interventi di restauro, perché secondo me in un percorso ideale che vede prima l'intervento di restauro sul bene e in seguito la manutenzione, quando viene effettuato un intervento di restauro all'interno dei nostri sacrimonti, secondo me bisogna sfruttare al massimo questo momento, perché è anche un momento di profonda conoscenza dei materiali. E per questo, siccome comunque le professionalità che poi si interfacciano nei nostri sacrimonti agli interventi di restauro sono molto diversificate, è importante che una unitarietà dei dati venga data direttamente da noi che siamo l'ente e che quindi possiamo fornire ai restauratori che lavorano all'interno dei cantieri una scheda in cui siamo noi che poi ci dovremo occupare della manutenzione a indicare quali sono i dati importanti che possono emergere anche dall'intervento di restauro e che devono essere chiaramente indicati, che per noi in seguito diventeranno un punto di riferimento fondamentale per sviluppare i nostri piani di manutenzione. A proposito appunto di piani di manutenzione, questa è un po' una delle cose su cui stiamo lavorando al momento come ente. L'ambizione ovviamente è quella di portare piani di manutenzione in tutti i sacrimonti, quindi svilupparli, avviarli anche nei sacrimonti in cui in questo momento non si sta ancora effettuando. È importante appunto un approccio olistico che consideri non solo ovviamente gli apparati decorativi delle cappelle, ma il contenitore e anche l'ambiente in cui le cappelle sono inserite. Ed è importante anche non generalizzare, perché parliamo di sacrimonti, ma ogni sacromonte ha la sua storia, ha le sue caratteristiche ambientali, costruttive, a livello appunto sia del contenitore che del contenuto. E un'altra cosa che appunto mi sento di segnalare è l'importanza coinvolgere tutte le persone, tutte le risorse disponibili all'interno dell'ente, in modo che ognuno possa fare la sua parte in un processo di manutenzione e mantenimento del decoro di questi siti. Chiaramente un piano di manutenzione deve prevedere per ogni operazione la compresenza di varie professionalità. E questi piani appunto noi andiamo a concordarli con ovviamente con la soprintendenza. E sarà importante determinare anche un ordine delle operazioni, come suggeriva prima la dottoressa De Filippis, quindi fare attenzione sia alla stagionalità in cui si sceglie di compiere determinate operazioni, sia all'ordine in cui le varie professionalità vanno ad agire all'interno del sito.
E poi un altro elemento fondamentale che è emerso appunto dal progetto Maintenance è la creazione di un software, di un database che per noi sarà uno strumento importantissimo sia per programmare i nostri interventi sia per creare man mano uno storico che poi sarà utile nei prossimi anni per avere un riferimento di ciò che è stato fatto in passato. Per avere il tutto chiaramente documentato. E come ultimo punto, fondamentale secondo me, è l'ambito della comunicazione degli interventi, comunicare alle persone che cosa si sta facendo, perché lo si fa, perché è così complesso farlo e far capire che appunto c'è un mondo dietro la conservazione programmata di siti semiconfinati. E per questo appunto è fondamentale parlarne, fare didattica, fare comunicazione e far sentire alla comunità proprio il sito in oggetto, quindi i nostri sacri monti. Grazie. Grazie dottoressa Cuto per aver dato anche un esempio concreto del dialogo di cui parlava il professor Zerbinatti, sia tra le intelligenze collettive che lavorano nel restauro, ma anche e soprattutto con la popolazione che deve essere sempre più consapevole del valore di questo patrimonio e solo così può rendersene veramente conto. Adesso siamo curiosi di sentire invece l'esperienza transfrontaliera e ce la racconta Giulia Russo, Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. Prego, Giulia. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che il mio intervento si inserisce proprio perfettamente tra le due tavole rotonde, proprio perché, come anticipato dai commenti dei relatori che mi hanno preceduto, io legherei questo intervento a tre principali tematiche che sono già state discusse, ovvero il coinvolgimento di tutti gli attori attivi nel sito, la formazione, quindi l'investimento nella formazione delle figure professionali coinvolte e anche come comunicarlo, come comunicare appunto la manutenzione al pubblico. Diciamo che il corso di conservazione e restauro della SUPSI ha sicuramente molto a cuore il tema sia della manutenzione che del monitoraggio e questo non solo includendolo come corso specifico all'interno del percorso formativo dei nostri studenti ma anche dedicandogli proprio ampio spazio all'interno dei diversi progetti in cui veniamo coinvolti. Sicuramente il progetto Maintenance ci ha visti partecipi con il caso studio del Santuario della Madonna del Sasso ad Orselina, in cui collaborando con l'Ufficio dei Beni Culturali ticinese abbiamo avuto modo non solo di, diciamo, di creare un ambito collaborativo con i partner coinvolti definendo diciamo, un glossario, una terminologia condivisa, ma trovando anche il modo di costruire uno strumento che nel pratico ci potesse aiutare in questa importante fase di monitoraggio e manutenzione. Altri progetti che ci hanno visti coinvolti sicuramente avevano come obiettivo quello di sviluppare degli strumenti metodologici da poter sfruttare in questi piani di controllo e manutenzione. Mi sento di parlare appunto dei progetti che abbiamo anche in attivo alla SUPSI in questo momento. Uno tra questi è il progetto KIS4T, un acronimo che sta per Cultural Heritage Information System for Ticino. Questo progetto vede la collaborazione tra due istituti attivi del nostro dipartimento, stiamo parlando dell'Istituto Scienze della Terra e l'Istituto Materiali e Costruzioni. Il nostro obiettivo in questo caso è proprio quello di sviluppare un'applicazione per la gestione delle informazioni legate al patrimonio culturale ticinese per garantirne la conservazione nel tempo. Anche in questo caso si tratta appunto di fornire un esempio concreto di un prodotto utilizzabile proprio sul territorio e, attraverso cui appunto la SUPSI stessa rafforza la sua identità nel territorio ticinese.
Un'importante ricaduta che questo progetto ha nel percorso didattico è chiaramente il coinvolgimento dei nostri studenti bachelor, sia conservazione e restauro, ma anche architettura, che innanzitutto iniziano a dialogare, quindi il dialogo tra professioni diverse, ma soprattutto consolidano delle nuove competenze in vista anche di un'altra importante tematica, che è quella della gestione dei dati nel tempo. Quindi questo è anche un altro nostro tema caldo, nel senso che è da tempo che abbiamo inserito nel nostro percorso formativo anche diciamo l'affiancamento all'imprescindibile fase di documentazione che è inclusa in un intervento di conservazione e restauro, quello appunto della gestione dei dati. La gestione dei dati appunto è vista ed è studiata insieme ai nostri studenti non solo a partire da queste fasi semplici, banali quasi, di nomenclatura dei dati, la strutturazione in cartelle, ma quello su cui insistiamo molto è l'utilizzo dei metadati, ovvero tutte queste informazioni legate ai file che vengono prodotti e spesso finiscono dimenticati in cartelle di progetti e non diventano, diciamo, più fruibili nel futuro, ma proprio nell'ottica di un piano e di un ciclo di appunto manutenzione futuro, diciamo l'ottica di condividere questi dati non solo alle persone che sono nel presente coinvolte nel progetto, ma anche ai futuri, alle future professionalità che verranno coinvolte. Oltre a questo progetto, quindi KIS4T, in realtà fa perno su due casi pilota, due casi studio. Abbiamo il caso della Cattedrale di Lugano, quindi per chi di voi verrà appunto a trovarci e visitarci vedrà che dopo 20 anni dall'ultimo restauro effettivamente la facciata della Cattedrale di Lugano è attualmente occupata da un mega ponteggio dove la SUPSI appunto è stata coinvolta nell'intervento di manutenzione e nell'ottica di capire come rendere fruibili le osservazioni nate da questo intervento siamo anche stati coinvolti con l'ente locale nel capire come rendere fruibili e sostenibili i dati prodotti. Mi sto rendendo specialmente, vorrei appunto legarmi anche al concetto che dicevamo prima, quindi stiamo parlando di una facciata che è difficilmente accessibile date la grandezza e le dimensioni, quindi in questo caso ci stiamo legando a dei dati acquisiti già in passato, quindi tramite la ricostruzione 3D della facciata stessa, e pensando di basarci su questi parametri creando un modello 3D delle condizioni attuali e a fine del nostro intervento, in modo tale da non solo farlo comunicare con i dati di archivio acquisiti finora, ma anche per essere, diciamo, base in questo ciclo futuro di monitoraggio e manutenzione. L'ultimo caso di cui voglio parlarvi, sempre in questo contesto di KIS4T, è il parco Scherer di Morcote. In questo caso stiamo parlando di sculture all'aperto, incluse in questo ambiente appunto più largo che è il parco Scherer di Morcote. I nostri studenti sono stati coinvolti in una prima fase didattica in uno dei famosi cantieri pietra e anche in questo caso stiamo comunicando con l'ente locale proprio per fare in modo di creare un database in cui tutti i dati acquisiti in fase di intervento possano comunicare con i dati acquisiti finora e ad essere appunto resi disponibili e sostenibili in futuro. Ora, io vorrei appunto magari cogliere i pochi minuti che ci restano per eventuali osservazioni, discussioni e domande. Ovviamente se per vedere e appunto rimanere anche aggiornati sulle nostre attività vi invito a guardare il nostro sito perché cerchiamo di tenerlo sempre molto aggiornato. Ecco, se ci sono alcune domande segnalatecelo che arrivo col microfono. Eccolo.
chiedo solo di presentarsi così. Sì, senz'altro. Sì, sono Basilio Vincenzo, sono un restauratore. Per rompere il ghiaccio, appunto, incomincio io. Intanto volevo ringraziare Marco e continuo a ringraziarlo da anni perché ha messo in piedi insieme a una rete straordinaria questa serie di appuntamenti che sono estremamente importanti e interessanti. Insomma, quando si parla non solo di quello del problema che abbiamo davanti, ma si cerca di ragionare un pochettino più in là, è molto bello sentir parlare la dottoressa De Filippi quando fa una retromarcia e guarda e fa riflettere su quello che facevano nel 500, nel 600. Questo esempio delle visite pastorali, secondo me, è straordinario. Cioè, oggi che abbiamo tutte le conoscenze di questo mondo, siamo andati sulla Luna un bel po' di anni fa, ma non abbiamo il metodo. Cioè, non abbiamo, ce l'abbiamo per tante cose. Nel campo del restauro dobbiamo forse metterci con calma, a ragionare seriamente, ma fare piccoli passi importantissimi. E è un'indicazione straordinaria, perché le riflessioni su questi aspetti importantissimi sono necessarie, inderogabili. Il discorso della manutenzione programmata, insomma, Gasparoli ha fatto un bellissimo intervento, come l'ha fatto Marco Zerbinati prima. Non è tardi, ma siamo quasi in ritardo. Cioè, mettiamoci seriamente a ragionare e a costruire dei metodi, la metodologia è fondamentale. Il progetto che sta elaborando Marco Zerbinati con i suoi collaboratori, legato alla progettazione del Sacromonte, ma non solo del Sacromonte, ci sarà uno sviluppo legato alla progettazione, agli interventi e ai piani di manutenzione sulla scultura nella città di Novara, è un case history che verrà utilizzato per fare poi altre cose. Questo è estremamente importante. Grazie. Aggiungiamo una curiosità per la dottoressa Giulia Russo, visto che ha stimolato, diciamo, la nostra curiosità dal punto di vista della raccolta di dati, e di volevo sapere se in Svizzera esiste un sistema di catalogazione statale, cioè non locale, non dalla scuola, ma esiste un sistema unico di catalogazione di tutti questi dati che viene reso disponibile su tutto il territorio nazionale, oppure se è una vostra, diciamo, idea di progettazione di sistema, perché qua in Italia in questo momento un sistema unico non ce l'abbiamo. Grazie mille, effettivamente questa è un'osservazione più che corretta. Stavo giusto commentando con Marco l'importanza di non mettersi sempre nelle condizioni di inventare qualcosa di nuovo, anzi è importantissimo sfruttare tutto quello che è già stato fatto e prenderlo come esempio, e poi sicuramente, trattandosi di siti, dobbiamo comunque disegnarlo, diciamo, ad hoc in base alle nostre esigenze. Il punto che ha espresso lei è importante. Sicuramente l'Ufficio dei Beni Culturali ha un suo sistema di inventario, e in realtà è stato proprio il progetto Maintenance che ci ha permesso di comunicare con le persone che sono già in attivo presso l'Ufficio dei Beni Culturali. Quello che è successo con Maintenance è stato proprio questo momento di condivisione per capire come questo sistema possa essere implementato in base a delle voci, determinate voci che si legano all'attività dei restauratori in campo relativi al programma di manutenzione e di controllo nel tempo. Quindi diciamo che è un processo che è stato iniziato, ovviamente non siamo al termine di questa cosa. Sicuramente Maintenance è stata, diciamo, l'occasione per rivalutare, diciamo, delle voci che non erano presenti nel sistema informativo attuale. Però sì, esatto, partiamo da qualcosa che è già esistente.
Forse Marco, professore. No, volevo solo fare riferimento all'osservazione di Enzo Basilio quando dici che non ci manca il metodo. Il metodo ce l'abbiamo, sappiamo fare esattamente tutto. Cioè nell'ambito della manutenzione bisogna avere la voglia di mettersi a farla. Io avevo organizzato un articolo recentemente pubblicato su una rivista che dice andiamo oltre le buone intenzioni. L'esempio dell'Emilia di questi giorni, con tutta la nostra solidarietà nei confronti di quello che ci è successo alle popolazioni locali, ma sono cose che ci diciamo da decenni, no? Ecco, allora, dal punto di vista del metodo, sia nell'ambito del restauro, ma anche nell'ambito della manutenzione, per certi versi nella manutenzione è ancora più semplice, lo diceva la dottoressa De Filippi, nel 600, nel 700 sapevano esattamente come fare. Poi, quando non sapevano cosa fare, dicevano, beh, questi qui sono aspetti, alcuni aspetti andavano ulteriormente indagati, mi pare di aver capito così, la ricezione del suono qui non è perfetta. Quindi, diciamo, ecco, concludo solo per dire che abbiamo le conoscenze, poi magari non tutti ce le hanno, ma diciamo, dal punto di vista scientifico e tecnico, le conoscenze ci sono. Abbiamo anche le metodologie perché diciamo negli anni precedenti sono stati ammessi appunto percorsi anche diciamo strutturati di modulistica, istruzioni di lavoro eccetera, esemplificazioni. Quindi davvero quello che bisogna fare adesso è rimboccarsi le maniche e farlo. Scusa, sì. Come ti rispondo? Cioè, per stimolare la discussione, quando parlo di metodo. Un attimo perché c'è un collegamento web e non sei. Sì, scusate, quando parlo di metodo, forse non mi sono spiegato, non è un problema di metodo a livello tecnologico e quindi operativo, ma parlo di metodo complessivo della catena. A noi manca un anello fondamentale, che è la ragione economica. Cioè, e quindi se il governo, i nostri politici non si mettono in testa che è necessario e fondamentale prevenire il disastro, perché non possiamo continuare a correre dietro alla statua che crolla o al dipinto che va a finire sulle panche. Cioè noi dobbiamo intervenire e fare un ragionamento, come la restauratrice ha sottolineato egregiamente, cioè dobbiamo e quindi non possiamo nasconderci dietro a questo che è la catena fondamentale dell'anello. Ecco, era solo. Per un altro intervento? Grazie, buongiorno. Alessandro Braghieri, Genova. Mi collego a questo discorso del metodo, perché ormai un po' di anni fa Paolo Gasparoli e Roberto Cecchi hanno scritto due libroni dove danno un metodo per la manutenzione preventiva programmata che non voglio sminuire chiamandoli manuali, che sono quasi da seguire, perché danno le schede di come fare le visite ispettive, come raccogliere i materiali, eccetera, no? Poi, però quando la facciamo ognuno un po' al nostro modo, no? Io ho partecipato al bando prima della Comunità di San Paolo, quando abbiamo presentato i 10 progetti vincitori, ognuno l'ha fatta un po' a modo suo. Non siamo d'accordo su un metodo, non abbiamo nemmeno un lessico comune, non abbiamo niente insieme, quindi se l'è fatta un po' a muzzo, diciamo, un po' in base alle proprie esperienze, alle proprie conoscenze, no? Secondo me è importante questa divulgazione per arrivare a mettere davvero in piedi un sistema, non so se è possibile, so che Zerbinati è scettico perché non ci ha parlato di questa cosa qua, per avere davvero una strada a tutti. La consolidata si fa così, nella specificità di vari casi. Poi parlo per me, ma molto spesso poi ce la facciamo, partiamo da un testo, ci aggiorniamo, però poi magari improvvisiamo anche un po' perché siamo magari giusto ignoranti sui materiali, non c'è il tempo, le risorse per coinvolgere un team più ampio, ci sono anche questi problemi, ecco, punto, grazie. Penso Zerbinatti su questo abbia qualcosa da aggiungere. Funziona, sì. Sono felice che Alessandro Braghieri e collaboratrici sono venuti su da Genova, mi fa molto piacere vederli. Aggiungo un tassello, per esempio sul lessico. Uno dei primi passi del progetto maintenance è stato proprio quello di
confrontarsi sul lessico, perché avevamo in previsione di lavorare su una piattaforma per registrare le informazioni, dando ovviamente una gerarchia, una logica alle cose, però il problema è che dobbiamo parlare tutti la stessa lingua, altrimenti le informazioni come le registriamo? Per fare questo, con Giulia, con Giacinta Jean, con Elena De Filippis, con Sara Fasana che è in platea, con una serie di persone ci siamo messi a lavorare sulla normativa esistente, sul lessico di istituzioni riconosciute a livello internazionale, Getty piuttosto che ICOMOS, adesso non le ricordo tutte. Abbiamo fatto i primi mesi di progetto a lavorare sul lessico, sul rapporto tra significante e significato. Siamo andati a guardare il sistema di catalogazione dell'ICCD, l'Istituto Centrale Catalogo e Documentazione, e abbiamo cercato di mettere insieme tutti i tasselli proprio per avere un significato di corrispondenza, no, con i termini, perché poi erano quelli che ci servivano per andare a registrare le attività, quelle fattuali, e quindi esiste, è perfetto? No, è migliorabile? Sì. Però esiste. Ed è scaricabile dal sito. Ed è scaricabile dal sito, tra l'altro, è uno degli output di progetto. Poi è ovvio che, come tutte le cose, può essere sicuramente migliorata, può essere implementata, come si usa dire oggi in termini che non mi piacciono, ma usiamolo. Però intanto c'è. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, ben venga. Forse allora, Paolo Gasparoli. Dobbiamo chiudere, ma volevo... lascerei la parola a dottoressa De Filippis. Non ho fatto. Volevo aggiungere qualcosa anch'io. Sono d'accordissimo col professor Gasparoli, il metodo esiste, c'è solo da applicarlo, però sono anche d'accordo con l'intervento del tecnico genovese sul fatto che ci sono tante cose che sono da adattare, forse da inventare, da adattare al caso, come dire. Cioè, noi abbiamo una ampia categoria di beni che fra di loro non sono tutti uguali. Ma poi, come ci stimolava, provocava il professor Gasparoli, abbiamo tutto un contesto ambientale, cioè il tema manutenzione riguarda tutto quello che ci circonda. Quindi quando diciamo l'Emilia, non l'Emilia, il problema dei fondi, eccetera, effettivamente la manutenzione riguarda anche il contesto ambientale, il convogliamento delle acque, la gestione delle aree aperte, e su ognuno di questi temi vanno messe a punto delle esperienze specifiche. Faccio un esempio: noi abbiamo concorso come direzione regionale Musei Piemonte al bando prima, questa seconda tornata del bando prima, e abbiamo candidato tre esperienze. In realtà siamo andati su temi molto pragmatici, proprio di gestione. Abbiamo candidato tre cose diverse. Uno è quel palazzo Carignano che voi avete visto, dove il metodo non c'è, secondo me. Cioè, noi sappiamo che si sono fatti dei lavori di restauro nel tempo radicali, l'ultimo ai tempi delle Olimpiadi, nel 2006, con un fiume di soldi spesi, ci diceva la Compagnia di San Paolo, qui chiedevamo altri soldi, abbiamo dato 6 milioni di euro, che cosa volete ancora? Cioè, non è stato detto così, ma come dire, bisogna, non si può ripetere ogni 15 anni un investimento di 6 milioni di euro. Adesso stiamo cercando di intervenire con altri interventi straordinari, però nel contempo abbiamo cercato di raccogliere l'esperienza di quello che è successo in mezzo. 2006, 2009 cominciano già le prime cadute, 2011 ne sono altre, eccetera, eccetera, eccetera. Cerchiamo di capire, studiando approfonditamente con cantieri pilota, quali sono le vulnerabilità. Perché cos'è la manutenzione di una facciata? Se andiamo alla fabbrica del Duomo di Milano ce lo sanno dire a menadito, ma ce lo sanno dire a menadito su quella realtà. Sulla nostra, l'elemento di criticità è la fretta e la competenza tecnica dell'Ottocento. Allora, andare in giro col cestello e guardarsi passo passo in modo omogeneo tutto probabilmente non ci aiuta. Probabilmente bisogna affinare un metodo su quel caso lì che ci faccia capire quali sono gli elementi critici e ci faccia rivedere tutto, ma con particolare approfondimento sugli elementi critici, e poi conservazione dei dati, revisione l'anno dopo di quegli elementi, eccetera, eccetera. Abbiamo inserito in questo bando prima, oltre a Palazzo Carignano, un tema, quello della parte idraulica, cioè di metallica in sostanza, delle fontane di Villa della Regina, che hanno tutto questo sistema di acque che zampillano, tipico dei giardini barocchi, insomma.
Anche qui andrà capito, studiando il funzionamento delle fontane, documenti seicenteschi, cioè siamo di fronte a una casistica che è sempre più ampia, tant'è che finisce con riguardare appunto anche il corso delle, anche l'andamento dei corsi d'acqua, insomma. Quello che ci manca probabilmente è adattare la nostra testa caso per caso e studiare le specifiche di quel caso, delle ricorrenze, delle vulnerabilità, eccetera. Io credo. C'è un'altra domanda? Sì. Abbiamo tempi strettissimi. Velocissimamente, sono l'architetto Bruno Angelo Parnisari dell'Ordine degli Architetti di Novara. E sono stato anche ricercatore del CNR molti anni fa come volontario, non in questo ambito del restauro, ma sul discorso del radon, eccetera. Volevo dire, sarebbe opportuno se fosse emesso da una regione o organi competenti dei protocolli sugli interventi da fare. Perché guardi, io come modesto architetto ho visto degli interventi proprio fatti malissimo, no? Pongo degli esempi. Cattedrale di Cannobbio, no? Molti anni fa è stato sostituito il tetto, non so chi il mio collega era, e tetto di Cannobbio, a questo punto qui hanno tolto le vecchie piode, no? E hanno rimesso delle piode, però con dei spessori decisamente molto più forti. Cosa è successo? Che in 4-4-8 hanno dovuto smontare, fare uno smontaggio di emergenza, se no crollava il tetto, un esempio. Secondo esempio, le dico una cosa, Sacromonte su Ad Europa, vado a visitarlo, la parte sotterranea, chi ha fatto quell'intervento lì, sotterranea, la parte sotterranea del Sacromonte, della Basilica di Europa, no? Praticamente è completamente umida, non hanno previsto un sistema di ventilazione. Questo non voglio criticare niente, non voglio essere nel primo della classe né cose di questo genere, però a mio modo di vedere andrebbe messo dei protocolli di massima su che tipi di restauro e come fare il restauro. Cioè perché qui, guardi, esempio, io abito a Resa, su Lago Maggiore, hanno fatto dei restauri sulle cappellette della Via Crucis del nostro paese, eccetera, 15 anni di intervento da rifare. Cioè, tanto per dire, con questo ripeto, non voglio essere il primo della classe, però un protocollo, un segnale, eccetera, sarebbe interessante averlo. Grazie. Allora, accogliamo l'invito dell'architetto. C'è qualcuno che vuole rispondere? No. Non conosco il caso di Europa, non ho ben capito, però sul tema Via Crucis, per esempio, io credo di avere un po' di esperienza, ahimè anche negativa, cioè noi a volte, non avendo fatto un piano di conservazione programmata, investiamo, cioè, e come succede spesso in questo paese, arriva un canale di finanziamento disponibile, candidiamo perché quel bene è in degrado. Non va bene così, cioè molto spesso noi candidiamo qualcosa di cui non conosciamo ancora bene la patologia e le cause. E allora io ho sulla coscienza, ma l'ho ereditato, non l'ho scelto io, per esempio un intervento analogo fatto a Sacromonte di Belmonte. Chiediamo i soldi, c'è un'urgenza reale, ma se non abbiamo risanato e risolto il problema, allontanato le acque dal perimetro delle cappelle e le acque vanno continuamente a risalire sul basamento della cappellina, abbiamo fatto un make-up temporaneo senza risanare il malato, insomma. Quindi c'è un approccio generale che andrebbe condiviso in questo paese. Si sono fatte tante norme per cercare di far programmare i lavori pubblici, il piano triennale dei lavori pubblici doveva essere pensato perché non si potesse candidare qualunque cosa al finanziamento del momento, ma si dovessero mettere a fuoco le necessità e le urgenze. Vediamo che andiamo continuamente avanti a emergenze, e d'altro canto capisco anche un piccolo comune che non ha i soldi delle manutenzioni, che poi finalmente si apre un canale, e un canale di finanziamento, e che pensa di risolvere i problemi. Cioè, tutto questo ha a che fare con tante cose, la carenza di tecnici nei comuni, insomma questo paese ha tante cose che andrebbero rimesse a posto. Grazie. Con una programmazione
ampia, insomma. Sì. Grazie. Penso che oggi pomeriggio ci verranno sì, date. Altre cose, ricordo che al termine alle ore 16 poi è prevista anche una visita, no, al Sacromonte, con chi avrà pazienza di rimanere fino all'ultimo avrà modo anche poi di poter fare delle chiacchierate così anche durante la pausa pranzo. Chiedo cortesemente ai partecipanti a questa prima tavola di lasciare il palco e invitiamo sul palco i relatori della seconda tavola, se mi cambi la slide, Lorenzo Pollonia, già responsabile del laboratorio della sovrintendenza regionale della Val d'Aosta e del centro per la conservazione del restauro dei beni culturali della Venaria Reale, Michela Cardinali, direttore della scuola di alta formazione, studio direttore del laboratorio del centro restauro della conservazione della Venaria Reale, Roberto Borgogno, presidente nazionale di Confartigianato Restauro, e Enzo Tanino, presidente Confartigianato Imprese ANAEPA, sempre grazie a chi coordina. Io volevo solo ricordare che sul nostro sito, come ho detto all'inizio, anche per quanto riguarda alcuni temi come l'umidità di risalita, c'è un documento scaricabile dove un caso particolare è stato trattato e vengono identificate delle buone pratiche da andare a seguire, che un po' è la risposta a quello che chiedeva prima l'architetto. Prego, grazie. Eccoci, sì. Cambio di tavola rotonda, parliamo della filiera della conservazione e della manutenzione. Qualche numero per introdurre questa seconda tavola rotonda. Questi sono dei numeri che vengono da un recentissimo convegno che si è tenuto a Firenze, c'era il nostro presidente presente, quindi se li ricorderà. Nel comparto delle aziende che si occupano di restauro in Italia, quindi che si occupano della filiera della conservazione e della manutenzione, vedete complessivamente si tratta di poche centinaia di aziende e nella gran parte sono aziende artigiane, proprio perché questo è un'attività specifica di aziende che hanno un'impostazione da artigiane, quindi non è un caso che sia stato Confartigianato, a parte la genialità di Marco nell'intuire questi temi, ma insomma è proprio un argomento che riguarda strettamente questo. E invece nel diagramma di destra vedete quanto è composito poi il mondo nell'edilizia, il mondo di specializzazioni che si occupano del settore, quindi si passa da magari più intuitive lavorazioni edili di restauro, lavorazioni in metallo, lavorazioni in metalli preziosi, in marmo, in vetro, cornici, falegnameria, ceramica, giardinaggio, eccetera. Quindi questo giusto per darvi un po' un'idea dei numeri, ma in realtà adesso io lascio la parola a Lorenzo Pollonia, però ho scoperto che abbiamo tante cose in comune, perché Lorenzo Pollonia penso che sia una delle persone più competenti e che ha anche una visione più strategica di tutto, perché ha ricoperto ruoli in varie posizioni, quindi secondo me è riuscito a veramente a maturare una visione molto, molto complessiva e strategica di questi temi che trattiamo oggi. Però ho scoperto che abbiamo in comune una cosa a cui io tengo tantissimo e ve la leggo. Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Kublai Khan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: perché mi parli delle pietre? È solo del ponte che mi interessa. Marco Polo risponde: senza pietre non c'è arco. Con questo lascio la parola a Lorenzo. Grazie, sì, il manifesto della conservazione secondo me, questo ho detto sinceramente, io lo cito sempre, in effetti tu lo sai, quindi grazie. Ringrazio innanzitutto di essere stato invitato a questo incontro, mi fa molto piacere, io ho partecipato un po' all'inizio, suonano anche le campane quando parlo di
ho partecipato, diciamo, all'inizio della progettazione di questo progetto Maintenance, di cui mi fa molto piacere essere anche presente alla sua, alla, stato presente alla chiusura e anche a questa, diciamo, nuova presentazione. In realtà io sono una specie sono un errore del sistema, tecnicamente, va un po' chiarito, perché sono l'unico diagnosta chimico, diagnosta che è diventato dirigente all'interno di una soprintendenza a livello nazionale. Ho avuto la possibilità per 3 anni di dirigere degli altri dirigenti sotto di me che avevano la competenza sui beni storico-artistici, beni archeologici, beni architettonici e paesaggistici. Quindi ho avuto sempre un ruolo un po' particolare, ma in realtà tutto questo è nato anche da un passaggio che è quello degli anni Ottanta, che ha rappresentato un momento, diciamo, di particolare attenzione nei confronti della materia e dei materiali. Sono stati gli anni in cui sono partiti i famosi discorsi: bisogna riprendere a rifare gli intonaci alla calce, le tinture alla calce, cose di questo genere qua, cosa che poi è andato lentamente un po' perdendosi, ma arriverò anche a questo per chiudere poi il ciclo. E tutto questo ha portato sì che nell'87 la Regione Autonoma Valle d'Aosta organizza un corso per 20 professionisti fra geometri e operai, a cui viene insegnato come fare la calce, come lavorare. Il viene preso un monumento a riferimento, il castello di Cli. Chi va ancora in Val d'Aosta ci passa davanti, vede, se i risultati sono ancora lì, devo dire, con ottima qualità, perché dopo ormai 40 anni, quasi 40 anni, 35 anni, diciamo lo stato di conservazione degli interventi fatti all'epoca è ancora molto buono, devo dire, e in cui si erano formate 10 persone, di cui 5 di queste furono assunte dall'amministrazione e gli altri avrebbero voluto fare impresa. Allora, finiamo con le 5 assunte all'amministrazione, che sono l'ultimo ad andare in pensione fra 2 giorni, 20, no, 2-5 giorni, cioè alla fine di maggio, insomma. E sparendo completamente poi tutto quello che è la sua esperienza, il suo bagaglio, perché l'amministrazione non ha più rinnovato questa necessità, non ha più sentito questa necessità di avere all'interno qualcuno che si occupasse di manutenzione ordinaria. Io ho gestito quell'ufficio lì dal 2005, quindi per 18 anni circa, per 18 anni. E quindi insomma ho avuto la modalità di capire anche la qualità che andava lentamente perdendo, cioè che era presente e che si andava lentamente perdendo, perché mano a mano gli altri sono andati in pensione e cose di questo genere. La seconda parte era invece la formazione di quelli che non erano stati assunti, che non sarebbero stati assunti, e avrebbero potuto creare impresa. E qui nasce il punto dolente di tutto il sistema, perché tutto questo funziona all'interno di un contesto dove poi dopo, quando la formazione diventa diciamo riconosciuta e identificata a livello poi pratico e formale, allora la questione diventa importante e interessante. Ma nel momento in cui questi sono stati formati dalla soprintendenza con fondi FSE, tra l'altro qui adesso è andata via, mi pare, la rappresentante la persona che si occupa del programma Italia-Svizzera, e tra l'altro è molto carino che sia stato utilizzato un fondo FESR per impostare un lavoro che, come ci sta dalle linee guida, che poi dovrebbero passare in un fondo FSE, tra l'altro. Quindi, comunque, insomma, questo fa parte un po' di chi conosce poi i programmi comunitari. Ho fatto anche progettazione a livello europeo, per cui un pochettino sono entrato nel tema. Comunque, ritornando al nostro discorso, queste persone qui, in realtà, qual era il vantaggio che avevano nel momento in cui entravano, nel momento in cui c'è stata un'evoluzione dal... Chi si ricorda tutta la storia della legge Merloni, e poi appunto dal 94 in poi sono cambiate le regole di approccio, le gare, eccetera, eccetera. Qual era il vantaggio di aver fatto il corso dell'amministrazione regionale nel momento in cui nessuno chiedeva e nessuno aveva la necessità o l'autorità per poter chiedere che questa formazione, che queste persone fossero privilegiate, tra virgolette, non dico privilegiate perché più belle, ma privilegiate perché più formate a intervenire sui beni culturali rispetto a quelli che invece non l'hanno mai fatto, non gli fregava niente, e che erano parte integrante, in cui gli andavano a dire a questi signori qua, dicevano: sì, guardate, voi fate con la calce, ma metteteci un po' di cemento, che tanto funziona sempre, perché questo poi era l'atteggiamento delle imprese in quel momento nella formazione. Ecco, tutto questo diciamo, è stato parte del bagaglio di conoscenze che mi ha poi portato, oltretutto, a un'altra esperienza, sempre sulla formazione,
perché la conferenza Stato-Regioni ad un certo punto decide con fondi FSE di creare un sistema di creare un momento di incontro per definire i ruoli, i profili del quello chiamato il terzo settore. Poi magari Roberto entrerà meglio su questa cosa qua, perché in questo momento probabilmente tutti coloro che lavorano nei beni culturali sanno che esiste i restauratori, i collaboratori del restauro, quello, aiuto restauratori, come volete chiamarli, mi perdo sempre nelle terminologie, ma queste siete voi più bravi di me in questo. E poi c'è un terzo settore che dovrebbero essere appunto quelli che dovrebbero essere formati per collaborare, ma che devono avere capacità e esperienze di recuperare il concetto artigianale dell'attività all'interno di questa cosa qua. Bene, è uscito un volume nel 2008, il progetto è lanciato alla Regione Lombardia, ma come regione, non come... Come diciamo, non è un progetto europeo, è un progetto italiano, conferenza Stato-Regioni, ovvero dove si definiscono i rapporti che le regioni mandano poi allo Stato per dire poi lavoriamo così, da quale escono tutta una serie di... Lo trovate se andate su Tecnostruttura, cercate 2008, la formazione, cioè, lo trovate, ci sono tutti i profili, sono 10 profili, e che devono essere professionali, cioè attaccati agli istituti professionali, quindi IPR, tanto per capirci, almeno come non chiamate una volta le scuole professionali, quindi formazione post scuola dell'obbligo, quindi dopo i 16 anni, per poter formare quindi persone che dovevano essere avere quella qualità e quella qualifica, termine importante, per poter poi intervenire in questo settore. Tutto questo è stato fatto. Ora, di tutto questo, se mi guardo attorno, non trovo praticamente assolutamente nulla. C'è un problema fondamentale nel contesto, che manca una attenzione dal punto di vista delle autorità, quantomeno di chi si occupa poi della tutela, a creare sì un modello che possa permettere, qui ritorniamo al modello che manca, che possa permettere di capire come chi è formato, chi ha una competenza maggiore rispetto ad un altro, si è avvantaggiato in una gara d'appalto in cui sono obbligato a fare il ribasso, la valutazione, i conti, tutto quello che sia, quello che ci mettete voi. Perché qual è l'interesse che posso avere io a spendere uno, due, tre anni della vita di un mio operaio che vada a formarsi da qualche parte, eccetera, eccetera, in un'azienda, se poi dopo, quando faccio la gara, l'azienda che non ha fatto questa spesa ha lo stesso mio stesso qualifica, la mia stessa mio stesso approccio lineare dal punto di vista della partecipazione? Questo è il punto nodale su cui secondo me ci scontriamo, ovvero sta mancando quello che è la capacità del sistema di adattare la formazione a quello che è poi il risultato finale. Ma questo è avvenuto anche con la formazione dei diagnosti. Ad un certo punto, all'inizio degli anni 2000, parte tutta la formazione, si devono formare i diagnosti, io sono un chimico, quindi è una cosa che mi tocca abbastanza da vicino, si sono partite in scuole, si chiama Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali, perché c'era un altro corso, Scienza per i Beni Culturali, che in realtà formava i conservatori, comunque anche su questo poi possiamo parlarne per un sacco di tempo, comunque esatto, alla fine di questa cosa qua tutti qui sono usciti, devo dire che dei ragazzi che ho formato anch'io, ahimè, ma circa il 95% fa altro. Perché? Perché non c'è stato mai nessuno che dall'altra parte ha detto sì, ok, viene formato questo qui, è utile, sì, non è utile. Allora, pensate che questo pensiero qua della formazione, dell'utilizzazione dei diagnosti all'interno delle soprintendenze nasce alla fine degli anni 70 e lo porta avanti Urbani all'interno dell'Istituto Centrale del Restauro. Nelle sue dichiarazioni lui fa manifesta dichiarazioni che dice tutte le soprintendenze, o quantomeno le regioni, all'epoca non c'era la soprintendenza regionale, che tra l'altro favorirebbe questa cosa, dovrebbero avere accanto una struttura che potrebbe servire, diciamo, a sostenere la conoscenza dei materiali, il comportamento dei materiali e quello che sono le cose. Tutto questo è ribaltato anche nel discorso appunto della formazione, di quelli che devono essere poi gli operatori del terzo livello, dimostra che in realtà sono stati fatti un sacco di passi in avanti, sono state buttate delle pietre nello stagno, nessuno ancora ha raccolto le onde, ma questo devo dire, non so, io l'ho detto anche parlandone con le persone, con alcune persone qui accanto che sono dei cari amici, anche ci siamo confrontati più volte, in realtà poi di fronte a queste riunioni qua molto belle, molto interessanti, manca sempre qualcuno, ed è sempre quello, manca sempre quello che in realtà poi dovrebbe decide a un certo punto dire ok, hai detto delle cose che mi interessano, adesso cambiamo qualcosa a livello alto, da sopra, non da sotto, insomma. Grazie. E,
Grazie Lorenzo Apollonia, che è sempre propositivo, nel senso che bisogna lanciare dei sassi nello stagno, poi giustamente bisogna trovare qualcuno che raccolga le onde, però qualcuno si troverà, se lo stagno è grande. Ecco. Allora, lascio ora la parola alla dottoressa Michela Cardinali, direttore della Scuola di Alta Formazione di Studio e del Laboratorio Restauro del Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali da Venaria Reale. Se l'ho letto perché non volevo perdermi nulla, che è un posto che ho visitato tante volte, stupendomi sempre della professionalità e anche dell'estrema capillarità di temi indagati, no? Noi geologi siamo un po' fissati col tema della geodiversità, cioè che c'è tutto diverso dall'altro, ma devo dire che anche il restauro. Infatti, quando sono entrata una delle ultime volte, mi viene in mente quella frase di Umberto Eco, non so se la conoscete, Nel nome della rosa, che dice: la bellezza del cosmo è data dalla varietà nell'unità e dall'unità nella varietà. Questo bellissimo. È ci piace. Quindi, vediamo cosa ci racconti. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io appunto sono una restauratrice, mi dichiaro per la mia competenza specifica e ormai da diversi anni mi occupo sia di formazione sia dell'attività professionale che colleghi di diversa formazione con diverse competenze svolgono all'interno del nostro centro. In realtà gli stimoli arrivati dalle diverse relazioni sono veramente tantissimi. E forse prima di passare al tema della formazione mi riaggancio a quanto detto e richiesto da tutti voi nella discussione precedente. Sicuramente c'è un tema di policy importante, di relazione tra l'organo centrale decisionale di indirizzo e poi chi in realtà quotidianamente deve affrontare una serie di temi di carattere tecnico, metodologico, scientifico. In realtà qualcosa che non è stato mai risolto a livello centrale è quello che il codice in realtà enuncia già dal 2004 nel suo articolo 29 al comma 5. Il codice prevede che lo Stato e il Ministero emani delle linee di indirizzo rivolte all'operatività, e questo in accordo con le regioni, con i centri di ricerca, le università. E questo, diciamo, questa mancanza di indirizzo si sente nell'operatività quotidiana e viene riportata in luce da una serie di esperienze. È anche vero però che in assenza di queste linee guida ciascuno di noi nella propria attività e operato può comunque produrre buone prassi. Un esempio di questo è, come ci ricordava anche Zerbinatti, è il progetto Maintenance, no? Che è partito da linee di metodologiche che prevedono la condivisione di un lessico, basato su esperienze pregresse, sulla condivisione di diciamo, progetti e approfondimenti già esistenti, che poi è stato calato nel vivo della necessità e bisogno specifico. Quindi ciascuno di noi può in realtà produrre del buon operato, e sperando che arrivino queste linee di indirizzo che gestiranno e ci permetteranno di mettere in condivisione anche a livello di confrontabilità e di sviluppo del processo della conservazione, diciamo, in futuro. Venendo a noi, diciamo, il centro di conservazione e restauro è un po' un ibrido, come ci diceva prima Lorenzo, per la propria esperienza. È una fondazione privata con una partecipazione pubblica, non ha, diciamo, capacità decisoria rispetto appunto a linee di indirizzo e protocolli. Ha lavorato alla formazione del restauro dei beni culturali fin dall'inizio, e questo nel 2007, con un accreditamento del corso di laurea che prevede, diciamo, una collaborazione attiva tramite convenzione con l'Università di Studi Torino. Quindi nella nostra struttura è presente una struttura, una SAF, una scuola alta formazione e studio, che si relaziona con l'università e che dal 2007 collabora con l'università per la formazione dei restauratori beni culturali. Questo naturalmente ha impegnato molti anni della nostra attività in maniera abbastanza, diciamo, ci siamo concentrati molto su questo tema, che vedeva comunque la collaborazione tra diverse professionalità, diversi professori che fino allora non sempre si erano occupati specificatamente del contesto dei beni culturali. Quindi c'è stato un dialogo da intraprendere che è stato veramente molto fruttuoso e complesso. Dopo questo periodo in realtà ci siamo resi conto che il bisogno però delle professioni della conservazione era
tutt'altro, cioè non era sufficiente, diciamolo in modo diverso, formare solamente le nuove generazioni di conservatori dei beni culturali, ma che era necessario instaurare un dialogo volto alla trasmissione delle ricerche, delle esperienze, delle sperimentazioni applicate svolte nell'ambito universitario e il confronto attivo tra le esperienze. Quindi da lì è partito un percorso che ci ha permesso di sviluppare attività di formazione continua, perché siamo anche un'agenzia formativa, e di aggiornamento professionale che tuttora, diciamo, è in corso. Lì il dialogo tra le diverse professionalità, ci sono dei temi che rimangono ricorrenti, che la formazione attuale del restauro dei beni culturali non riesce totalmente ad assorbire, per i quali sarebbe necessario intraprendere dei percorsi successivi che mettano a sistema le competenze esistenti, e questo a tutti, diciamo, i livelli, dai saperi territoriali e artigiani, da quelli tecnici più specialistici. Questo percorso ancora non esiste. Diciamo che viene attuato questo confronto nei percorsi volti allo sviluppo di processi di conservazione programmata. Quello è il momento in cui il processo viene gestito, le professioni riescono a parlarsi e si riesce, a mio avviso, a dare valore alle competenze territoriali, soprattutto in quei sistemi complessi e patrimonio diffuso di cui siamo oggi beneficiari e che anche la dottoressa De Filippis ha ben raccontato. Non ho risposte in realtà, ma solo, diciamo, opportunità che riusciamo, per nostro, diciamo, competenza e ambito specifico e capacità di azione, a sviluppare quotidianamente. Quindi in realtà ci sono molti temi aperti, alcuni irrisolti, perché la formazione che riusciamo ad erogare, a sviluppare negli ambiti dei progetti, come il bando prima di cui abbiamo sentito parlare, finanziato da Compagnia di San Paolo, sono esperienze di accrescimento delle professioni, di condivisione delle competenze, ma che non hanno, diciamo, per il professionista che ne beneficia, un riscontro formale. C'è sicuramente un tema di relazione tra la formazione, l'acquisizione di competenze e la capacità da parte delle persone che ne beneficiano di utilizzarle proficuamente anche nella loro operatività e quotidianità imprenditoriale o operativa. Quindi rimangono, come già espresso in precedenza, una serie di domande alle quali effettivamente in questo momento noi non possiamo, diciamo, rispondere proficuamente. Questo è quello che mi sento di dire. Questi sono degli interrogativi che vedo trasversali dal mondo del restauro al mondo anche dell'edilizia pura. Io coordino il gruppo che si occupa di pavimenti e rivestimenti Latpide. Nel 2018 abbiamo pubblicato una norma che si intitola Istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione dei rivestimenti di pietra naturale, parte 1. La parte 2 è la qualifica del posatore e quello è un tema forte. È un tema forte la qualifica, è un tema forte la disponibilità di persone che vogliono lavorare in questi campi, anche se è il lavoro nobilissimo del pensare con le mani, quindi in realtà è un tema molto molto importante, è un tema che ci poniamo noi, ma recentemente, vi racconto questa cosa perché magari non tutti ne sono al corrente, è un tema che si sta ponendo anche il Vaticano, che è a corto di San Pietrini, cioè del personale capace, formato per intervenire sul patrimonio del Vaticano. Quindi è proprio una cosa recentissima, perché è partita a credo fine gennaio del 2023, hanno riattivato la scuola per la formazione dei San Pietrini, che era stata sospesa 200 anni fa. Quindi sullo sfondo dell'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, si sono attivati dei corsi specialistici per ragazzi dai 19 ai 25 anni, 20 all'anno da tutto il mondo, per essere formati su 3 filiere base, quella del legno, quella dei muratori e quella dei marmisti stuccatori. Per cui in realtà è un tema molto caldo e immagino che
Roberto Borgogno, presidente nazionale di Confartigianato Restauro, sarà una delle tante cose calde sul suo tavolo e dei tanti interrogativi caldi sul suo tavolo. Assolutamente. Vorrei appunto partire innanzitutto da alcune considerazioni. Io vengo dal Trentino e appunto come Lorenzo Apollonia siamo due rappresentanti di due territori che sono due territori ponte, sono quelli che sono costretti ad essere sempre stimolati a trovare delle soluzioni e costretti sempre al dialogo tra due realtà che a volte sono a volte si dicono inconciliabili, e da questo stimolo al dialogo che nella legislazione italiana si traduce col fatto di trovare sempre delle norme che siano migliorative rispetto alla legislazione nazionale, viene un po', diciamo, questa, secondo me, questa voglia di essere sempre propositivi e non negativi, ecco, da questo punto di vista. Per cui, partendo da questa considerazione personale, mi piace ricollegarmi poi al discorso del fatto che siamo effettivamente tutti noi dei ponti di collegamento, perché colleghiamo mondi che a volte in questi anni non si sono parlati. E io rappresento in questa situazione il Confartigianato Restauro Nazionale, che rappresenta, come abbiamo visto prima, 3.500 imprese, e sono qui, vi ringrazio gli organizzatori anche per raccontare praticamente lo stato di attività di queste 3.500 imprese. Come diceva Lorenzo, cioè, ci sono delle, anche loro hanno formato nel corso del tempo determinate figure che dovevano una parte essere integrate all'interno dell'amministrazione pubblica e una parte dedicata, diciamo, all'attività operativa, ecco, all'attività di impresa. Ecco, le imprese che in questo momento operano sul nostro territorio italiano, se parliamo di queste 3.500 imprese, sono praticamente all'85% in una buona condizione, in grande difficoltà. Gli ultimi dati che abbiamo avuto nel riscontro dal 2021 raccontano che praticamente buona parte di queste imprese è passata in regime forfettario e quindi è praticamente invisibile nei confronti dell'amministrazione fiscale e quindi dell'Agenzia delle Entrate. E quindi raccontiamo una difficoltà che è appunto di sopravvivenza. Ecco, quindi se raccontiamo che la mancanza, il problema del trasferimento del sapere è un dato che riguarda determinate lavorazioni che sono affini all'ambito del restauro, lo è anche per quello dei restauratori. In questo contesto però chiaramente dobbiamo parlare di legislazione, e quindi se dobbiamo raccontare che ruolo ha praticamente il restauratore di beni culturali all'interno di questo processo di conservazione e quindi la sua formazione quale praticamente deve essere, dobbiamo sempre fare riferimento a quello che è l'elemento legislativo che caratterizza la figura del restauratore dei beni culturali, che è il DM 86-2009. E in questo contesto la figura del restauratore dei beni culturali è una figura centrale, ma centrale non perché deve fare tutto lui, ma semplicemente perché è demandata alla figura del restauratore il coordinamento di tutte queste figure che concorrono, si dice appunto concorrono, c'è un specifico articolo che dice che tutte queste figure concorrono all'azione di valorizzazione e tutela dei beni culturali. Ecco, secondo me in questo contesto dobbiamo fare dei grandi passi avanti, ecco, dobbiamo fare questi grandi passi avanti per non perdere l'ultimo treno, perché abbiamo delle figure appunto che tranquillamente rientrano, diciamo, in questo pensiero organico che è stato fatto nel 2009, cioè sono già 13 anni che praticamente è stato scritto, è stato redatto, è stato pensato
ma era stato pensato ancora nel 2004, perché il DM 86-2009 non è altro che il praticamente sono le linee guida che aveva predisposto, aveva già pensato il Ministero per identificare qual era il ruolo professionale del restauratore e quindi anche la sua formazione, l'articolo successivo. E il discorso della formazione, quindi di queste figure che concorrono, va completato con la, spero finalmente, diciamo nell'applicazione completa di questo DM 86-2009, nella caratterizzazione, e quindi, ma la caratterizzazione da un certo punto è già stata fatta, perché c'è già stata una commissione interministeriale nel 2016, che ha concluso i suoi lavori e che aveva già identificato quali erano le figure che potevano essere caratterizzate, che potevano essere formate a livello regionale. Ecco. E il compito di questa commissione interministeriale non era solamente quella di identificare, di caratterizzare queste figure, ma caratterizzare anche la loro formazione, perché non è possibile attivare dei percorsi formativi a livello regionale che siano diversi da Torino rispetto a Venezia, piuttosto che a Udine, a Trento, o in Sicilia piuttosto che in Puglia. Ecco, è chiaro che in questo contesto, cioè, e qui ritorniamo ai discorsi di prima del professor Zerbinatti, è chiaro che un linguaggio comune è l'elemento principale e fondamentale per poter far partire questo tipo di formazione. Ecco. E io penso che già da questo punto di vista ci sono arrivati tanti stimoli. Il discorso della formazione continua è sicuramente un punto fondamentale per noi, ma una formazione continua, come diceva la Michela, perché sono ormai un po' di momenti che riusciamo a trovarci, ci confrontiamo e alla fin fine ragioniamo alla stessa maniera. Una formazione continua che però deve essere identificata e organizzata e riconosciuta. Ecco, perché siamo stufi noi restauratori di fare formazione continua, perché per noi è fondamentale e necessaria. Siamo stati al convegno di Brandi a Roma 5 giorni fa e praticamente tutti abbiamo convenuto che nel momento che il restauratore esce dall'istituto di formazione praticamente è già obsoleto, quindi ha necessità praticamente di mantenere costantemente la propria formazione, i propri skills praticamente che lo caratterizzano nella sua attività lavorativa e gli permettono di continuare a interagire con i suoi concorrenti. Ecco, perché è fondamentale, perché tutte queste conoscenze devono affinare questo processo di dialogo anche con i diagnosti, perché volentieri nel precedente consesso non erano anche stati considerati, mentre noi effettivamente riteniamo che loro diventino proprio degli elementi fondamentali per attivare quel primo processo di identificazione della materia di cui Brandi 60 anni fa, e qui siamo qui a ricordare, ci ha fornito praticamente come elemento fondamentale del primo approccio dell'intervento di restauro. Ecco. E una sola considerazione, cioè stiamo parlando in questi giorni di un'attività conservativa di emergenza, volevo lasciare solamente un momento, diciamo, di ricordo dei nostri colleghi che in questo momento hanno le mani nel fango, che stanno approntando alcuni primi interventi conservativi e di emergenza e di messa in sicurezza, e quindi un grande pensiero ai nostri colleghi dell'Emilia Romagna. Passiamo allora adesso la parola a Enzo Tanino, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Settore Costruzioni. Se riusciamo a vedere ancora i numeri, in realtà lei rappresenta il 10% delle imprese nazionali che seguono questo settore, più o meno.
Sì, sono numeri importanti, effettivamente. Ci occupiamo anche di altro. Oggi qui mi sento, se devo dire, innanzitutto un ringraziamento per essere stato invitato, perché da oggi, da questo consesso, io ho ricevuto una serie infinita di stimoli. Sì, grazie. Una serie infinita di stimoli, di cose che effettivamente forse negli anni passati non avevano costituito per me spunto di riflessione, ma oggi invece sono arrivati tanti stimoli su cui bisognerebbe aver del poto. Ho preso una marea di appunti, perché veramente bisognerebbe aver il tempo per rifletterci sopra e per cercare, come dicevamo prima, il ponte di collegamento che manca fra chi si occupa specificatamente di restauro e che probabilmente non ha la struttura organizzativa, sono molte meno imprese, forse sono meno strutturate, non ha forse la struttura organizzativa per arrivare a occuparsi di una complessa operazione di intervento su un bene tutelato. Sicuramente la nostra attività può coprire una parte, la loro attività, l'attività del restauro ne copre un'altra, manca effettivamente, oggi mi rendo conto, quel collegamento che serve per farci lavorare bene insieme con l'obiettivo di arrivare poi effettivamente a un'operazione di restauro che possa durare nel tempo e che non abbia continuamente, come sentivo prima, necessità di successivi interventi anche a breve termine nel tempo. E col tempo, recuperando un po' cosa diceva il professor Zerbinatti sulle parole chiave che possono fornirci spunti di riflessione, è sicuramente una parola importante per noi come aziende. Non voglio parlarvi di restauro, perché oggi mi rendo conto sono davanti a una platea che sa parlare di restauro, io mi occupo di altro, di parti di restauro, ma di elementi edili che non hanno bisogno di certe competenze. E il tempo per noi è una riflessione che siamo costretti a fare. Le nostre aziende, pur essendo tante, stanno comunque invecchiando. Stanno invecchiando, i nostri operai vecchi, come succedeva ai rappresentanti che erano stati assunti nella pubblica amministrazione, stanno diventando vecchi, andranno in pensione, noi abbiamo grosse difficoltà a sostituirli. In questo momento, a differenza del collega che lamenta magari difficoltà effettivamente a operare, mancanze di lavoro, noi di lavoro ne abbiamo tantissimo. Tantissimo, ma ci manca una risorsa fondamentale, che sono le mani, che sono gli operatori, quelli che poi metteranno mano effettivamente alla realizzazione dell'opera. Ne possiamo trovare quanti ne vogliamo, ma che siano competenti, questo diventa difficile, molto complicato. Fin tanto che ce li strappiamo, i pochi che esistono, ce li strappiamo di mano, impresa con impresa. Partendo da questa riflessione ci si è andati, ecco, un piccolo metodo di lavoro, ecco, senza voler insegnare niente a nessuno, ma cercando di capire come poteva effettivamente come potevamo strutturare, dare un aiuto alla trasmissione delle competenze da chi le ha, i nostri artigiani, i nostri vecchi operai, a quelli che devono entrare nel settore. Abbiamo pensato, proprio durante la contrattazione collettiva nazionale, di, anche in modo un po' poetico, se volete, cercare di recuperare una vecchia figura che per chi come me vive nel settore da tanto tempo, una volta era il capomastro. Oggi abbiamo inserito all'interno della contrattazione collettiva nazionale una nuova figura che abbiamo voluto appunto poeticamente forse chiamare mastro formatore artigiano, che con l'obiettivo di trovare e mettere noi come aziende un piccolo finanziamento, un piccolo contributo economico proprio per le aziende che vorranno impegnarsi nella trasmissione delle competenze, quindi destinare operai, ore di lavoro, a fare in modo che questi possano partecipare a dei percorsi formativi che possano sfociare, ovviamente per invogliare l'operaio, anche in un aumento di livello.
quindi aumento di livello, aumento di retribuzione. Perché ci siamo resi conto che molti dei nostri operatori, volendo per le aziende, ma volendo anche per gli operai, difficilmente partecipano a corsi formativi dei quali spesso non vedono un ritorno. Allora, la trasmissione... Ecco. E finora se n'era parlato. Attraverso il contratto abbiamo invece pensato di cominciare a metterci qualche soldino sopra, proprio perché comunque è inutile raccontarcelo, questo è un periodo di vacche grasse per le aziende ed è questo il periodo in cui bisogna investire per poi poter superare i periodi che sicuramente arriveranno. L'edilizia, come sapete tutti, ha comunque dei percorsi ciclici, saranno i 9, 10, 11 anni, adesso con questi interventi forse saranno un po' più lunghi, ma io ricordo la crisi che diceva anche Roberto, 2007, 2008, 2009, dove per noi il mondo è crollato. Aziende, cito la situazione personale, che hanno dovuto dimezzare le maestranze perché comunque poi non c'era dietro lavoro, non siamo arrivati fino a passare nel forfettario, ma molte aziende allora l'hanno fatto, hanno dovuto ridurre sia in termini di operatività ma sia in termini poi soprattutto di fatturato. Quindi in questo periodo ovviamente favorevole è giusto cercare di investire. Quindi senza farla troppo lunga, senza entrare nei dettagli, abbiamo pensato a questa figura. A questa figura che ovviamente avrà il compito per ora, purtroppo, perché nelle contrattazioni poi non si riesce a ottenere subito tutto quello che uno vorrebbe, per ora cercherà di trasferire quello che oggi sembra il problema più contingente, quindi trasferire competenze sulla sicurezza. Oggi quello che purtroppo le aziende soprattutto soffrono o comunque vengono accusate di non far caso è proprio la sicurezza. Quindi uno dei punti principali su cui ci siamo incentrati per creare il sistema premiale alle aziende che vorranno mettere mano a questa nuova figura è proprio quello di dirle: se lo fai, comunque cominciamo a darti un premio sulla sicurezza. E un premio che poi alla fine transiterà attraverso i nostri enti bilaterali per poi tornare nelle, diciamo, come sconto sui contributi nelle casse delle aziende. Sempre a riguardo sulla sicurezza, proprio per dare informazioni, oggi stiamo lavorando anche qui in Regione Piemonte perché ci sono molti fondi a riguardo, sempre con l'obiettivo di poter strutturare dei corsi che possano trasferire le competenze, stiamo lavorando sulle Academy. Le Academy è una, diciamo, un sistema formativo che sta prendendo piano piano piede in Regione Piemonte. Alcune sono già state costituite, oggi è in itinere una delibera regionale che dovrà occuparsi delle regole fondamentali per la creazione di 9 future Academy, una delle quali sarà l'Accademia delle Costruzioni. Ci sono molti fondi, però i fondi non bastano, poi bisogna avere della progettualità dietro, bisogna pensare quali sono i problemi, bisogna pensare quali potrebbero essere i corsi che possono essere utili a chi ovviamente ha bisogno di manodopera specializzata, a chi sta cercando lavoro ma non ha quella specializzazione che gli consente di trovarlo, e mettere insieme queste due esigenze, che sembra così facile mettere insieme, invece è difficilissimo, in modo da poter comunque dare un aiuto sia a chi cerca lavoro sia a chi lo offre. In tutto questo, secondo me, si infilerebbe, cade a fagiolo effettivamente, la necessità di formare persone che poi possono essere magari livello intermedio, un livello di, come dire, comunicativo fra chi ha l'impresa edile e chi ha l'impresa di restauro, perché se effettivamente è questa la figura che manca, forse questa potrebbe essere l'occasione giusta per poter avere i fondi e poter avere la possibilità di formarli prima che tutti quelli che hanno le conoscenze, tutti quelli che hanno le competenze se ne vadano in pensione senza trasmetterle.
Grazie Enzo Tanino per questo messaggio di Kairos, di tempo propizio, che va assolutamente colto al balzo. C'è qualche domanda per i nostri relatori? Sì, vedo che c'è sempre il nostro... è che rompe il ghiaccio. Esatto. No, beh, lei oramai la tradizione che deve rompere il ghiaccio lei. Ho visto che ha capito, grazie. No, sono stimolato ma sono anche incazzato, scusatemi il termine. Parto dal primo intervento che ha fatto Lorenzo, come sempre estremamente lucido. Il problema della diagnostica è un problema serissimo. Io vedo che nel nostro laboratorio di dimensioni medie il problema della diagnostica è una malattia, cioè noi siamo impallinati e abbiamo fortunatamente collaborazioni importanti con le università, lo stesso Marco Zerbinati ogni tanto lo chiamiamo a supporto proprio di scelte decisionali importanti, ok, come altri, come il professor Maurizio Ceto, straordinario diagnosta, è però estremamente fondamentale il fatto che va riconosciuto questo. Il problema è che noi lo facciamo gratis, cioè non c'è mai un progetto che preveda degli sforzi in senso diagnostico. Ma anche io do la colpa anche a noi. Anche noi restauratori che abbiamo rapporto diretto col prete di turno o con la diocesi di turno, cioè intanto facciamo una fatica immane a proporre e ad inserire, ma c'è una netta differenza tra l'approccio metodologico fatto in un certo modo o fatto ad occhio, a naso, come si faceva un tempo. È fondamentale anche qui che i politici di turno si siedano e ragionino in termini concreti su queste cose, ma non solo i politici, i progettisti e tutti quelli che stanno intorno al mondo del restauro. La professionalità, una piccola cosa sulla professionalità dei funzionari di sovrintendenza, non può essere svilita dalla mancanza di supporti tecnici. Cioè non dobbiamo obbligare il funzionario di soprintendenza ad affrontare problematiche non sue. Le problematiche tecniche sì, sono sue certamente, ma hanno bisogno di un supporto di un diagnosta. Cioè all'interno di una struttura di soprintendenza è raro trovare figure come Lorenzo, è raro trovare le figure che hanno fatto un carrierone come Lorenzo, però è vero. Cioè c'è la difficoltà ad avere questo rapporto diretto in funzione delle problematiche che ci sono. Ecco, una polemica sul ruolo dei funzionari di soprintendenza sulle imprese che lavorano e che fanno lavori di restauro. Con questo non voglio entrare in polemica con il nostro presidente nazionale, anzi lo faccio proprio per stimolare. Molte imprese non hanno le caratteristiche di legge. Molte volte si parla di restauro senza i restauratori, sia nell'esecuzione dei lavori che nelle progettazioni, come dicevo prima. È estremamente importante per migliorare quello che diceva il nostro rappresentante nazionale dell'edilizia, questo rapporto tra restauratore e impresa edile è fondamentale. Cioè noi dobbiamo lasciare da parte quelle che possono essere le polemiche legate: mi hai fregato il posto ma non potevi fregarmelo. Quel posto ce lo dobbiamo prendere insieme tutte e due. È estremamente importante sedersi ad un tavolo e fare questi ragionamenti. Beh, sul DM 86-2009, Roberto, tu sai come la penso, ho sempre rotto le scatole su queste cose. E il tecnico settoriale del restauro è una figura fondamentale. Quello che dicevi anche tu nel campo del discorso dell'edilizia, noi stiamo perdendo delle professionalità, ma le abbiamo perse già noi nel campo del restauro da anni.
e ci stiamo riempendo, scusate il termine, ma voglio essere polemico, di dotti incapaci. La scuola non ci dà la garanzia, cioè la scuola è fondamentale, premesso che questa generazione di restauratori è straordinaria, ma la scuola non ci dà sempre la garanzia che uno sia capace. Allora, c'è un altro problema. Oggi con la laurea di restauro non esiste la possibilità di assumere un ragazzo che neolaureato alle prime armi su un percorso professionale. Noi dobbiamo inserirlo, e abbiamo il caso nostro che abbiamo deciso di aumentare l'organico, di inserirlo subito nel ruolo di restauratore. Non c'è una carriera come nell'apprendistato, non ci sono diversi livelli, e questo è penalizzante per le imprese di piccole dimensioni e medie, perché è un costo difficile da sopportare. Oggi gli incentivi che potrebbero esserci non ci sono ancora, perché a livello di Europa non abbiamo ancora avuto l'avallo rispetto alla normativa che è stata approvata sugli sgravi fiscali. Formazione, dunque, Confartigianato deve, polemica a Confartigianato, deve assolutamente riprendere il ruolo sindacale. Ma non lo dico, lo dico veramente col cuore. Oggi le imprese hanno bisogno di maestranze che sanno fare. Formazione continua per il restauratore, possibilità straordinarie, la offre Fondartigianato. Noi che siamo di Confartigianato non dimentichiamo la possibilità di formare il nostro personale all'interno delle nostre botteghe, con interscambi con i restauratori. È una cosa importantissima. Meno male che hai fatto l'accenno al discorso dell'Academy, di questa proposta regionale, perché mi sembra che vada nella direzione che noi abbiamo auspicato da anni. Scusate, ma dovevo dire. Grazie Vincenzo. Dunque, innanzitutto vorrei precisare, non so se c'è una mancanza di lettura o di capacità di lettura. L'articolo 29, se non vado errato, del Codice Unico dei Beni Culturali prevede che il progetto di restauro debba essere fatto sulla base delle conoscenze che devono venire dalla conoscenza tramite la diagnostica, le analisi di tutte quante le opere, e viene fatta un'unica eccezione nel momento in cui si dice: se l'opera è stata tanto male, magari queste analisi possono essere fatte dopo, ma se no le sono fatte sempre prima. Se non viene fatta perché qualcuno non legge, probabilmente qual è la norma, qual è la realtà. Cioè, questo non sto parlando veramente dell'impresa, sto parlando di chi fa i progetti, questo è il punto nodale, il punto nodale della situazione dal punto di vista pratico. Poi sul discorso che c'è un discorso molto complicato, devo dire, si studia molto la materia, non si studia il comportamento. Purtroppo la conservazione non è solo la conoscenza della la caratterizzazione della materia. Io vedo che il ruolo dei diagnostici, questo parlo, è sminuito nel fatto che gli viene semplicemente chiesto qual è quel pigmento, ma non gli viene chiesto come quel pigmento si comporta da qui a 50 anni. Adesso ho banalizzato, però il contesto diventa questo. In realtà il compito del diagnosta è questo, è di definire un attimo anche il comportamento relativamente ai materiali, ed è questo il supporto che il restauratore deve avere, e tutto il processo di conservazione, non solo il restauratore, deve avere nel contesto della comprensione di come potrà andare a funzionare quel meccanismo, e quel meccanismo alterato nell'intervento di conservazione, perché spesso questo accade, come sappiamo, perché per vari motivi, prodotti, materiali, quello che volete, o mancanza di conoscenza di cosa si produce utilizzando un materiale che libera potassio o sodio all'interno di una è successo in Germania, quando si usarono i silicati di sodio e di potassio per consolidare le pietre delle cattedrali tedesche. La chiamavano il vetro sulla superficie, certo era il vetro, ma fece uno strato talmente solido e duro che poi cascò a pezzettini tutto quanto, lasciando vuoto tutto sotto, tanto per capirci, perché non si pensava al comportamento. Ultima solo eccezione, la sicurezza. Noi abbiamo fatto al centro, giusto a settembre dell'anno scorso, un convegno sulla sicurezza nella conservazione. Era molto indirizzata ai cantieri di restauro, chiaramente.
si è parlato anche dei laboratori, perché poi il restauro, qui dobbiamo parlare, intanto sembra che siano solo edili, no, no, non è così, il restauro è un concetto molto più, è olistico proprio nel senso generale di tutte le cose. Comunque, a dire di tutto questo, si è fatto un convegno perché non c'è, non me ne voglio adesso, ma Marco sa che sono, non ci sono quasi, forse ci saranno pochissimi architetti che sanno cos'è progettare un cantiere di restauro e non un cantiere edile, perché si fa del restauro con dei cantieri edili e non è assolutamente corretto, è sbagliato concettualmente. Primo. Secondo, non c'è un architetto che fa un progetto di piano, un piano della sicurezza che sappia cos'è il rischio chimico a cui va incontro e mette incontro e che esiste in tutti i cantieri di restauro per qualsiasi prodotto che loro utilizzano. Tutto questo fa parte di una di un vuoto di conoscenza. Quando abbiamo proposto per anni, stiamo proponendo agli ordini degli architetti di fare un corso di formazione o di informazione, chiamiamolo così, visto che adesso fanno tutti questi corsi con crediti e tutto quello, su come si deve fare ci hanno proprio risposto che non gli interessa assolutamente niente, tanto i progetti li fanno lo stesso e quindi va bene così, cioè c'è anche questa grandissima attenzione. Devo dire giusto un'ultima cosa e poi lascio per altre. Forse ogni tanto stiamo sbagliando ancora l'approccio. Continuiamo a parlare di chi deve fare e come si deve fare. In realtà dovrebbe parlare di cosa necessita a quello che noi, su cui noi lavoriamo. Ovvero, il centro del contesto, in questo discorso, non è solo il sistema e tutto quanto, è il bene culturale. Se abbiamo veramente intenzione di proteggere il bene culturale, dobbiamo cominciare a porci le domande: quali sono le necessità che sono messe a prescindere perché qualcuno si approcci al bene culturale, qual è la necessità che deve avere perché questo sia mantenuto, perché se veramente parliamo di un patrimonio che rispetto a tutto ciò che è a livello internazionale ormai codificato e quindi standardizzato, che può essere tranquillamente gestito con una norma, ma che invece viene dal passato dove la capacità, le maestranze e le competenze sono molto date diverse e si sono moltiplicate nel tempo, se tutto questo qui non si capisce che è un valore aggiunto da recuperare, beh allora forse stiamo parlando del nulla, non lo so, mi sembra che il punto sia proprio lì, il bene culturale è il centro, vediamo un attimo se quello è il centro, se quello è veramente importante, cerchiamo tutti di lavorare in maniera tale che ognuno metta la sua mano in questa cosa qua e non che ci siano differenze fra chi lo fa e chi non lo fa, insomma, tutto questo. Lascio prima. No, se posso, con Lorenzo Polonia sulla questione della progettualità sono perfettamente d'accordo, ma completamente d'accordo. Il problema sta a monte, sta sulle risorse umane il problema, e qui la chiudiamo. Sulla questione della diagnostica, sapendo quale fine diagnosta è Lorenzo, il loro ruolo sì, qualche volta è sminuito, ma quando mi metto il cappello, diciamo, da architetto che ha avuto l'opportunità di progettare dei restauri, mi sono trovato nella condizione di dover litigare con le amministrazioni che dovevano portare avanti determinati discorsi per dire no, guardate che prima di fare il quadro economico bisogna investire dei soldi nella diagnostica, quando abbiamo gli esiti della diagnostica cominciamo a ragionare di progetto e cominciamo a vedere quali sono le cifre in gioco, non che si fa il progetto e poi si vedrà come, però con l'amministrazione è una partita persa perché non c'è la sensibilità ed è, ritorniamo al discorso dell'attenzione che poniamo alle cose che facciamo, perché poi tutto parte un pochino da lì. In tutto questo, parlando di episodi di vita vissuta, e qui chiudo, quando in qualche occasione ci è capitato di fare diagnostica, o comunque di affidare della diagnostica o fare della diagnostica insieme con colleghi in un dialogo fattivo tra competenze differenti e complementari, ci siamo sentiti dire dal funzionario di sovrintendenza, nel caso specifico malte, caratterizzate con sabbia, quindi aggregati, legante, no no, ma io voglio un prodotto certificato. Dico, ma allora cosa mi hai fatto fare la diagnostica a fare? Abbiamo buttato via del tempo, dei soldi. Cioè vuoi la caratterizzazione del materiale e poi mi fai usare un prodotto certificato secondo norma UNIN 45, lasciamo stare. Quindi lì si apre un altro mondo. Sì.
Ma mi sentivo solamente di dire una cosa per conto di una pubblica amministrazione che non rappresento in questo momento in nessun modo. In questi ultimi anni, prima c'è stato un lavoro di Fondazione Scuola del Patrimonio, poi il progetto Charter che è ancora in corso, che è andato a vedere proprio quali sono i bisogni. È inutile dirsi, ma l'abbiamo sentito anche dire dai colleghi, dai relatori della mattina, che le sovrintendenze vivono un problema di risorse in termini di competenze, qualità e numero e risorse economiche estremamente importante. Oltre ciò c'è un problema di processo, perché io continuo a essere, diciamo, in favore di quel che dice Lorenzo, e qui mi rivolgo all'aspetto della diagnostica. Il tema della progettazione è fondamentale, devono essere stanziati dei fondi preliminari, diciamo, al progetto, attività di progettazione durante la progettazione e durante il restauro. Torniamo al tema del monitoraggio, che è poco praticato. Adesso sentiamo parlare di monitoraggio come monitoraggio ambientale, monitoraggio dello stato di conservazione dei beni, e poi c'è un monitoraggio che viene abbastanza escluso dalla nostra attenzione, se non in minima parte, che è il monitoraggio della capacità adattativa del bene ai nostri interventi, che è, diciamo, quell'elemento fondamentale per sviluppare un processo di conservazione programmata reale. E questo aspetto qui ancora non viene recepito nelle progettualità. E con questo, diciamo, mi taccio. Se posso, perché abbiamo veramente i minuti contati, perché avendo anche la diretta da gestire, all'una dobbiamo chiudere. Volevo solo cogliere alcuni spunti che ho sentito in questa seconda parte del tavolo. Innanzitutto una considerazione personale. Questa penso che sia la mia quarta programmazione in cui gestisco un progetto Interreg. E in ogni progetto Interreg che ho avuto la fortuna di partecipare è sempre nato qualcosa, no? Ci ha raggiunto adesso il direttore dell'ente, io la chiamo ancora ente scuola edile perché poi con le sigle giuste vado sempre a confondermi, no? Del sistema, della formazione, dell'edilizia, della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'architetto Marco Porini, in un precedente progetto Interreg che riguardava il costruito tipico di montagna, è nato un profilo formativo sul proprio sul tetto in pioda, muri a secco e sui selciati, e l'ente scuola ha attivato questo percorso e quindi abbiamo giovani prevalentemente professionisti, a me mancano le maestranze, però no, è riuscito a, tra altre cose, a portare in aula l'architetto Scotton, che è stato coinvolto in tante queste attività, che è arrivato anche lui quest'oggi, artigiani in pensione che nel sistema della bilateralità dell'edilizia sono venuti a insegnare, no, e a discutere, a confrontarsi, e di questo è il modo di fare sistema e di integrarci. In questo progetto abbiamo avuto modo di parlare di tecniche, no, è stato reso attivo un tecnico dove stanno partecipando prevalentemente dei restauratori, se non sbaglio, che riguarda, no, il finto marmo, quindi tipico della Valsesia, dove c'era una scuola, eccetera eccetera. Quindi vedo che questa interazione, insomma, ogni progetto semina qualcosa ed è un qualcosa che va avanti, no? Quindi sono nati tantissimi stimoli. Noi da tempo sui diversi tavoli, no, con i vari dirigenti, con Antonio Elia che rappresenta il mondo delle costruzioni nel Piemonte orientale, no, spesso siamo interrogati con le scuole come poter lavorare sul settore delle costruzioni guardando all'industria 4.0 delle costruzioni, cioè la progettazione BIM, dove non possiamo parlare solo, no, del progetto della struttura, ma c'è anche tutto il tema degli impianti, no? C'è tutto un tema anche lì di libretto dell'edificio che è molto simile dal punto di vista concettuale, no, al metodo con cui si costruisce un piano di manutenzione programmata, no? Cioè, quando mi hanno così fatto vedere l'applicativo che hanno sviluppato, dove da la realtà aumentata di fatto di un sistema edilizio che è una cappella, no, vado a spacchettare i singoli elementi e ci attacco delle informazioni, come lo faccio per un bene culturale lo posso fare per un edificio dove dico cosa devi fare per la manutenzione dei serramenti, cosa devi fare per la manutenzione, no, dei pavimenti, degli impianti, e chi più ne ha più ne metta. Quindi la metodologia è quella, c'è tantissimo da fare, c'è da farla cadere, come dicono spesso i miei imprenditori, no? Bisogna portarla all'utilizzo di tutti. Quindi sicuramente di attività da fare ce ne sono tante. Con Fondo Artigianato lavoriamo tanto su altri settori, no? Anche perché c'è tanta attesa su questo progetto Academy, no? Di cui non si conosce ancora tanto, finalmente c'è l'impegno di coinvolgere anche Formedia regionale all'interno di questo tavolo, no? E quindi sicuramente anche con quella branchia, no, di formazione legata proprio allo specifico settore dell'edilizia ci sarà modo di confrontarsi e di capire cosa fare. Non è detto che magari con il contributo anche del centro di Venaria si possa
toccare alcuni di questi temi, no? Che abbiamo, di cui abbiamo discusso all'interno di questa tavola rotonda, perché veramente ci sono tante nuove figure, no? Ci sono lavori fatti, Lorenzo Polonia ci ha fatto avere un bellissimo lavoro, no? Fatto nella regione Lombardia, ma che è utilissimo, no? Per, da portare sui tavoli che si apriranno prossimamente di confronto su queste tematiche. Se non erro sono le 13, e noi quindi siamo in Svizzera, siamo vicini alla Svizzera, sai che qui ormai funziona così, siamo vicini alla Svizzera. Quindi ringrazio tutti, per chi è presente e si era registrato abbiamo una pausa pranzo velocissima perché alle 14 dobbiamo riprendere, per chi è collegato per questioni tecniche dobbiamo lasciare aperta la stanza di GoToWebinar, alle 14 però riprendiamo e quindi chi è collegato può uscire o rientrare, l'unica cosa è che la stanza rimarrà sempre aperta, logicamente non so che segnale uscirà perché la televisione non so come si sia organizzata. Comunque alle 14 riprendiamo i lavori, mi raccomando la puntualità perché alle 16 dobbiamo lasciare la struttura che viene preparata per l'evento serale. Grazie a tutti e buona continuazione, a più tardi.